ipotizzando che l'occasione della città metropolitana potesse essere anche un'occasione per ridefinire e risignificare in chiave appunto democratica, come diceva Pierpaolo, la relazione tra cittadini e istituzioni. Siamo riusciti nello statuto a far passare qualche elemento significativo di carattere partecipativo, come i referendum propositivi, delibere di iniziativa popolare, ma l'impianto che avevamo proposto, che riguardava anche processi di partecipazione informata all'aspetto deliberativo, senza alcuna demagogia, quindi con definizioni e senza inventarci nulla, prendendo il meglio che c'è in esperienze di altro tipo, l'aspetto di accountability, cioè di rendicontazione dell'azione pubblica, tutto questo non c'è. Io presiedo a Bucinasco la commissione d'indagine sulle relazioni della commissione d'inchiesta parlamentare in base ai processi Cerberus e Parco Sud, per ciò che riguarda il comune di Bucinasco, chiaramente, cioè la relazione tra 'Ndrangheta e amministratori locali, messa in evidenza in modo molto chiaro da quelle sentenze. Faccio notare una cosa: recentemente la Cassazione per la seconda volta ha accettato il ricorso e ha annullato la sentenza d'appello, e quindi i capi mafia rispetto a questa sentenza devono essere giudicati di nuovo. Dovrò aspettare di leggere la sentenza, perché sono curioso di vedere cosa c'è scritto, perché io faccio solo due ipotesi. Credo non campati in aria: o è stata scritta volutamente in modo da essere impugnabile, e allora qui c'è un aspetto preoccupante all'interno della magistratura stessa, perché due volte mi sembra pesante, o la strategia processuale ha centrato l'attenzione su alcune figure anche di carattere pubblico e altre invece le ha inspiegabilmente, evidentemente per la Corte, lasciate in qualche modo in ombra. Io propongo per questa seconda ipotesi, in base alla documentazione e all'esperienza che sto conducendo, e questo lo vedremo. L'altra cosa che volevo dirvi, vi rende con chiarezza ciò che diceva prima Pierpaolo anche in relazione al documento, al report che ha fatto Nando Dalla Chiesa. Io quando sono arrivato lì ho accettato di capeggiare quattro liste civiche provenienti sia dal centrodestra che dal centro-sinistra, dicendo fuori le bandiere dei partiti, Costituzione della Repubblica, Trattato Costituzionale Europeo e cittadinanza attiva come questione messa al centro. Ho fatto un solo mese di campagna elettorale, perché mi hanno detto all'ultimo momento, e l'ho accettato come sfida dicendo un buon posto per iniziare a parlare di città metropolitana, visto che è un processo che dobbiamo fare. Dovevo incontrare alcuni dissidenti di CL, lì c'era Don Giussani che risiedeva lì, c'è un insediamento molto grande, e alcuni degli ultimi arrestati dell'ultima ondata erano amministratori e funzionari di CL e Compagnia delle Opere. Ci sono stati arrestati anche di sinistra, cioè non c'è stato nessuno che è stato risparmiato, ma mi ha colpito perché l'appuntamento era in un baretto lì, io entro, mi viene incontro un signore, non dirò il nome, si presenta, mi dice piacere, io do la mano, mi dice il cognome, mi dice Di Platì. Io non ho detto Cortiano di Milano, dice Di Platì, ho detto, io allora tengo la mano ferma, lo guardo negli occhi e gli dico, mi auguro che lei faccia onore al suo paese d'origine. E lui mi dice, senatore, lei paragona troppo Bucinasco a Platì. E ho detto, guardi che non sono io, è il capo della 'Ndrangheta che ha dato questa definizione, e la Boccassini l'ha ripresa. E non gli mollavo la mano, alla fine lo lascio, vado al tavolo e dico, chi credeva di intimidire questo signore qua? E loro mi dicono, ma sai chi è questo? Questo è il capogruppo uscente di AN, ma indovina, 15 anni fa, cos'era? Cos'era? Era il capogruppo del PC. Allora ho detto, tutto torna, lui ha il suo pacchetto di voti a carattere etnico, credo l'unica realtà che si possa connotare così da un punto di vista dello scambio elettorale, e vorrei ricordarvi che l'ex assessore provinciale Brembilla, a suo tempo sindaco di Cedano Boscone, comune
sostanzialmente attivo, c'è di mezzo Corsico, poi c'è quella fascia che va da Rozzano a Savio, Lucinasco, Corsico, c'è una Boscone, ebbe a dire che i calabresi erano affidabili. Questo ha molto a che fare, per l'esperienza che sto conducendo, con il voto di scambio, oltre che con la presenza diretta, che è l'esempio che vi ho fatto di chi mi si era presentato in quel modo, però c'è anche del voto di scambio. Io sostengo, in base all'esperienza che sto facendo lì, che è una esperienza a mio avviso molto molto interessante, perché un conto è fare politica da milanese, avendo fatto la politica degli studenti, i movimenti giovanili, gli ecologisti, il referendum, fare poi l'assessore regionale, parlamentare, vivi in una dimensione dove gli scontri, anche quelli dove fai cadere le giunte, dove sei dentro o altro, sono però a carattere politico. Lì, come mi ha detto un collega, dice: tu eri abituato a giocare sui campi di Serie A, adesso vedi cos'è la terza divisione, ti stai facendo l'esperienza. Vedi una questione che è questa, io dico: c'è la 'ndrangheta perché c'è la corruzione partitocratica, non è il contrario. Quando parlo di voto di scambio non è il contrario, quindi non è la 'ndrangheta che si propone. La 'ndrangheta si propone al piccolo imprenditore che è in difficoltà e inizia una modalità di natura usuraia e poi lo utilizza per inserirsi come un paguro dentro l'azienda, di cui questo fa da copertura pulita, ma sostanzialmente l'azienda è loro e si muove lungo indicazioni commesse, subappalti che dettano loro. Ma c'è questo aspetto di corruttela profonda che in qualche modo si era già visto a suo tempo, qua per le vicende anche Mani Pulite, cioè quando non è più la politica a decidere gli indirizzi, sui quali magari poi pretende tangenti per mantenersi, per competere, per scontrarsi, ma diventa chi in qualche modo deve pagare tangenti, che decide anche gli indirizzi, lì a buon gioco la 'ndrangheta a inserirsi. Vi faccio un piccolo esempio: se un sindaco di un comune come Bucinasco esce a pranzo con il capo della 'ndrangheta, da sindaco, delle due o è connivente o è un idiota. Non so quale delle due sia peggio da un punto di vista quasi di un'estetica politologica, però questo è ciò che lì è accaduto. Se tu, per dare un appalto alla società del capo della 'ndrangheta, che varrebbe 40.000 euro e quindi dovresti fare la gara e il bando, lo spacchetti e per la stessa operazione fai due appalti, non fai gli appalti, cioè dai due commesse, due incarichi da 20.000 euro, tu credi magari di riuscire a gestirti, a governare la relazione con questa realtà che indubbiamente è presente. E in realtà ti governerei, perché poi magari è una realtà che sversa in un ambito che andava risistemato a verde dei materiale anche inquinante, come se fosse terra di riempimento. L'impresario, cioè quello della società che doveva sistemare, che aveva vinto l'appalto, dice: a che titolo vengono tutti questi camion a portare questa cosa? E blocca il sindaco, a quel punto va a bloccare il camion e gli viene bruciata l'auto. Allora, dentro a dei meccanismi di questo tipo, voi capite che c'è una situazione che non interessa, credo, a noi vedere da un punto di vista di implicazioni giudiziarie. Io vedo qui una debolezza totale della politica, è un'evidenza palmare questo, e l'altra cosa che si evince è: non ci sono procedure e regole che in qualche modo mettono al riparo i decisori, perché qua assistiamo a casi di funzionari che hanno dato concessioni e hanno deciso solo loro e potevano decidere solo loro. Assistiamo a una differenza di trasparenza e di possibilità di verifiche e di accesso da parte anche della polizia locale rispetto ai cantieri privati e quelli pubblici. Questo vale anche per gli aspetti di certificazione, appalti e quant'altro. Allora, io come presidente della commissione d'indagine ho detto: a me non interessa fare un ragionamento dove diamo delle pagelle o dei voti rispetto a comportamenti pregressi
da parte degli amministratori e dei funzionari. Però laddove si sono evidenziate delle criticità, e voglio usare questo termine che non è eufemistico o sarcastico, voglio dire in senso proprio tecnico, senza giudizi di nessun tipo, andiamo a vedere quali tipi di organizzazione, di procedure, di regole mettono il funzionario al riparo da pressioni, mettono anche l'amministratore al riparo da pressioni. Quando ho fatto l'assessore regionale ho trovato una situazione che aveva degli elementi di compromissione anche in alcuni dirigenti. Io non sono stato a occuparmi di quello. Io ho organizzato i lavori attraverso una sorta di conferenza dei servizi interna, per cui una variante, allora c'erano piani regolatori, una variante di piano, il parere dei beni ambientali, il parere urbanistico, il parere dei trasporti, il parere geologico, eccetera, dovevano essere dati contestualmente su un ordine del giorno che era dato di 3 mesi in 3 mesi, dato che sei pagato per fare i lavori che ti indica il dirigente, che era concordato con l'assessore, tu fai sotto consiglio di disciplina, se non fai il tuo lavoro non mi porti il parere del tuo settore, del tuo servizio. Bene, noi abbiamo avuto un miglioramento del 30% della performance produttiva in un anno da parte di tutti i settori, e avevo architetti che lavoravano a casa anche a fine settimana, con mio stupore, perché le persone non sono corrotte in sé, siamo esseri sociali, giochiamo, chi gioca a canasta, chi a pallone, siamo animali sociali. Se ho una situazione motivante, produttiva, chiara, a quel punto o corrompo l'intera realtà dei servizi che deve esprimere un parere perché sarà contemporaneo, o non ho più la possibilità, prima come in un processo lineare, fermo il processo, poi come se ho liato riparte, perché questo avveniva. Allora io ho visto lì che questo aspetto procedurale ha un'efficacia enorme, vorrei dire ha una valenza laica molto forte, e non costringe a infiniti dibattiti tra garantisti, giustizialisti, moralisti o altro. No, noi quello che notiamo è che, e l'ha detto prima con chiarezza Pierpaolo, la questione della legalità, la questione della certezza delle procedure democratiche, della certezza del diritto, della pari dignità dell'azione politica, è una questione che è la necessità del patto civile. Ragazzi, quando va a votare in Emilia Romagna, in Emilia Romagna, una delle regioni più partecipate che ci sono, il 37%, compreso quelli che vanno a votare Grillo o Salvini, quindi con cari populisti di vario tipo, c'è da farsi 2 o 3 domande sulla legittimità dell'istituto della democrazia, non sulla legalità, sia chiaro, appunto, è assolutamente legale, ma sulla legittimità. Qualsiasi democratico deve avere una preoccupazione assoluta. Termino dicendovi che qua dentro, questa è la città metropolitana adesso, siamo nella sala degli affreschi, non dei Garazzi, ma degli affreschi per Paolo, della città metropolitana, ok? No, si chiama così, però lui giustamente sta più. No, ora, esatto, però lui si è fatto, esatto, si è fatto trarre in gamba. Allora, quello che voglio dirvi, vi dico una cosa non demagogica, ma che è coerente in qualche modo con la preoccupazione che ho. Noi siamo tra i pochi, mi vende da dire gli unici, da quando c'è la città metropolitana, che animano questa istituzione. Stasera siamo qui, l'altra volta a discutere abbiamo chiesto la sala del consiglio, quasi a significarlo, a viverlo, a occuparlo. Chi di noi è qui al gruppo? C'è un piano, ci sono tutti i gruppi, anche noi, che abbiamo eletto Roberto Biscardini e Marco Cappato, abbiamo la nostra stanza, uno o due, non so quante ne abbiamo. Lui sta in un'assoluta solitudine da shine, cioè lui è come Nicholson, perché è solo nel vuoto assoluto. Ecco, questo vuoto ci chiede, e chiede a chiunque abbia un buon senso, a chiunque pensa che questa democrazia, questa terra ci è stata data in prestito dai nostri figli, ci è stata data con sacrifici di genitori e nonni, ma dobbiamo rendere ai nostri figli quantomeno non peggio di come l'abbiamo trovata. Non è così che la stiamo trovando adesso. Ecco perché per noi questa serata è molto preziosa, e vorrebbe essere
quasi prodromica, di invece una giornata di lavoro per consegnare al Consiglio metropolitano, alla conferenza dei sindaci metropolitana mai convocata fino ad ora, c'è qualche consiglio, poi si rivolgerà anche apertamente al sindaco metropolitano Pisapia per chiedere che la conferenza metropolitana, che è quella fatta dai sindaci, noi abbiamo chiamato questo la città dei comuni, proprio in onore e in coerenza con Carlo Cattaneo, cioè perché è così, o è così o è un comune un po' più grosso con delle periferie più estese o una provincia con qualche delega in più, un nome cambiato. Ma se non abbiamo questa comprensione, a cui siamo obbligati, perché Milano come area, come nella sua natura, è inclusiva, è milanese uno qualsiasi accento abbia o altro, ci può fare la battuta a Battantuono o l'altro, ma è milanese, chi ha voglia di farli, è un luogo di opportunità e di futuro. Questo, e non può essere altrimenti un posto fatto in una linea di guado tra l'Adda e il Ticino, piena d'acqua, che i cistercensi e altri hanno mano a mano sistemato. Quello non c'era un altro motivo, non era su un grande fiume navigabile, non era in un porto, no, qui era in uno snodo strategico, no, nord-sud, est-ovest, e noi abbiamo questa sorta di natura e di condanna piacevole. Allora ci tocca anche questo lavoro, no, io devo ringraziare in particolar modo per la carica che ha e l'incarico che ha istituzionale Davide Gentili, oltre chiaramente a Vetri, Casaran, tutti gli altri che sono qui, è chiaro, ma perché Davide dimostra di avere appieno questa sensibilità, è qui. E io spero che oltre a lui poi troviamo qua quelli di tutti gli altri partiti quando organizzeremo insieme una giornata, con l'idea di dire che tipi di indicazioni diamo, organizzative, comportamentali, regolamentari, procedurali, all'azione della città metropolitana che oggi è vuota, non solo come spalazzo, ma è vuota di senso, con i lavoratori lasciati in una incertezza e sbando. Si parla di blacklist, cose demenziali, che è assurdo dissipare così la dignità del lavoro invece di organizzarlo. Ecco, noi lavoreremo a fare quella giornata di lavoro tutti insieme, facendo tesoro anche delle indicazioni che stasera usciranno. Elio. Grazie, prego. Elio Vetri è stato sindaco di Pavia negli anni 80 per un periodo molto lungo, poi parlo del 70 addirittura. Sono vecchio, sto diventando vecchio anch'io. Poi parlamentare e adesso sei uno degli animatori di Democrazia e Legalità, che è un'associazione che si occupa, come potete capire, proprio dei temi della legalità democratica. Parlando al telefono per concordare, ragionare su quelle che sarebbero state le linee guida del suo intervento, mi ha dato un quadro abbastanza preoccupante di quello che si fa, che non è tanto probabilmente, a livello di contrasto al riciclaggio e confisca di beni, contrasto all'evasione fiscale. In realtà, guardate, l'abbiamo detto molte volte in questi giorni, detto e scritto molte volte. Il dato reale è che c'è una zona grigia in cui si muovono, in cui si realizza l'interazione fra criminalità organizzata di stampo mafioso da un lato e cattiva politica e malaffare, e quella zona grigia va aggredita come un tutt'uno, che è quello che ci spiegherà Elio Vetri nel suo intervento. Mi sono portato un po' di documenti, dopo li cito rapidamente così vi rendete conto del disastro in cui noi ci troviamo come paese. Noi abbiamo 30 anni di ritardo nella lotta alla mafia, ma soprattutto nella comprensione del fenomeno, perché se uno non sa di che cosa parla non lo può combattere. E volutamente è andata così, adesso poi vi cito dei fatti e ve ne accorgete. Primo, secondo me, se si vuole fare un discorso serio sulla situazione italiana e europea, io ho la diffusione qui delle mafie in Europa e globale, bisogna parlare di corruzione, evasione fiscale, riciclaggio, economia criminale e mafia, se no parliamo di un fatto quasi di ordine pubblico,
In Italia il più grande errore è stato quello di delegare alla magistratura e alle forze dell'ordine tutto il problema. Il problema politico numero uno del paese l'abbiamo delegato alle forze dell'ordine e alla magistratura. E abbiamo pensato che gli arresti fossero una cosa importantissima. Gli arresti sono televisivi, fanno rumore perché sono televisivi, la confisca dei beni no, perché è faticosa, perché bisogna studiare i problemi, non se ne accorge nessuno. E detto questo, vi leggerò prima delle citazioni e poi vi faccio un excursus dal quale risulta come non si è voluta fare la lotta alla mafia in questo paese. E poi consentitemi di poche battute, ma le devo fare su Milano e sulla città in cui vivo, che è Pavia, perché continuo a sentire: in Lombardia ci sono delle infiltrazioni. No, la Lombardia è colonizzata dalle mafie. Valle, l'Emilia, ci sono delle infiltrazioni. No, sono piene, sature, sono valle. Allora, la prima citazione è dell'attuale segretario di Stato americano, che si chiama John Kerry. John Kerry nel 2003 era presidente di una commissione del Senato degli Stati Uniti, fece un rapporto sul rapporto mafie, economia e democrazia nel contesto globale, e lui scrisse: nessuno ne ha parlato in Italia di questo rapporto, io con il mio pessimo inglese l'ho dovuto leggere in inglese per scrivere un libro, Mafia Pulita. E lui in questo rapporto dice: le mafie, tra le quali le italiane, lui parla singolare l'italiana, mentre c'è l'Andrangheta, la Camorra e Cosa Nostra, dice: le cinque più potenti mafie del mondo sono un pericolo per l'economia e la democrazia mondiale, e lo spiega perché. Quindi di questo non si è voluto mai parlare, neanche nella civilissima Milano. E a proposito della mafia al singolare, come dice lui, o delle mafie, come dico io, italiane, dice: sono le più rispettate perché hanno fornito il know-how a tutte le altre. Questo è John Kerry. Ne ha parlato qualcuno di questo rapporto? Nessuno. Bush, 2008, 5 anni dopo, prima di lasciare la Casa Bianca, Bush, in base ad un act degli Stati Uniti che si chiama Kipling Act del 1999, ha incluso la 'Ndrangheta nella blacklist delle organizzazioni canaglie. Pensate, il presidente degli Stati Uniti. E perché? Con che motivazione? È pericolosa per la democrazia e l'economia americana. Per l'Italia non era pericolosa, se ne è accorto qualcuno. I prefetti dicevano, da quello di Milano a quello di Pavia, che non c'era. Però Bush, dal quale mi divideva tutto, soprattutto l'invasione degli altri paesi, i suoi collaboratori hanno detto: qui bisogna fare sta roba. Blacklist delle organizzazioni canaglia, con questa motivazione. In Italia non se n'è accorto nessuno. Il procuratore dello Stato della Florida, Ting Wall, procuratore dello Stato della Florida, ha scritto: l'Ndrangheta è invisibile come l'altra faccia della luna. Infatti il prefetto di Milano non se n'era accorto che l'Ndrangheta è invisibile, però c'è. L'aveva capito persino il procuratore della Florida, capite? Io vi cito questi fatti per farvi capire da chi siamo stati. Poi vengo ad un paio di cose di Pavia che sono veramente da circo equestre. Da chi noi siamo governati, da chi ci sta nelle istituzioni. È il direttore del, scusate il mio inglese, Transnational Crime and Corruption Center dell'Università di Washington, scrive: la criminalità internazionale sarà per i legislatori il problema dominante del XXI secolo.
così come fu la guerra fredda per il XX secolo e il colonialismo per il XIX secolo. Anche questo in Italia non l'ha capito nessuno, non l'hanno voluto capire, perché sembrava che fosse una cosa da affidare ai carabinieri e alle forze dell'ordine. Tutto quello che è avvenuto nel silenzio più totale, e del silenzio sono certamente responsabili chi ha rappresentato il paese. Io sono stato 2 anni in commissione antimafia, finché si parlava dell'ala militare delle mafie se ne poteva parlare. Se timidamente uno chiedeva di parlare dei rapporti con la politica e con l'economia era impossibile. Io sono rimasto sempre da solo, sempre da solo. E forse voi non lo sapete, a Milano negli anni 60 e 70 c'era Liggio, che era latitante, il capo dei Corleonesi prima di Totò Riggio. Bene, le imprese di Liggio lavoravano per il comune di Milano. Guardate che questo è scritto in un rapporto che io ho trovato appena sono arrivato in regione come consigliere regionale. C'è gli atti di un convegno in cui parlano di Liggio, che poverino non si muoveva neanche tanto bene perché aveva credo un morbo di Pott, cioè tubercolosi alla colonna, e quindi non si muoveva neanche tanto bene. E dal momento che siamo su Milano, finiamo Milano e Pavia. Milano, a Milano, nel libro Mafia Pulita io racconto 5 storie, una era l'Andrangheta a Milano all'Orto Mercato, che della Sogeni era, adesso non so se è ancora della Sogeni, società del comune, il morabito di questo grande casato, neanche l'uomo di maggiore spicco, perché il capo era un tiradritto che è stato latitante per 20 anni con il genero medico che per amore filiale ha lasciato il posto in ospedale e ha seguito il suocero per 5-6 anni prima che l'arrestassero. Bene, Salvatore Morabito era stato arrestato, poi era in libertà vigilata in Calabria. Quando ha finito è andato dai carabinieri, ha detto: io mi devo reinserire come vuole la Costituzione, ma certamente. Dice: ho trovato un posto a Milano di Fattorino. Dice: vada. Intanto aveva organizzato tutto, avevano affittato i migliori locali dell'Orto Mercato, ce l'avevano loro, hanno fatto 6 o 7 cooperative che erano di copertura, quindi le mele, le pere, la cocaina, che erano di copertura al traffico di cocaina, e lui arrivava all'Orto Mercato, stiamo parlando di Milano, bisognerebbe vedere se esistono le condizioni per fare un processo per danni all'umanità. Lui arrivava con una Ferrari 360, il fattorino di una delle sue cooperative, non se ne accorgeva nessuno. Come faceva ad arrivare con una Ferrari 360? Arrivava con una Ferrari. Poi è andato, la 'Ndrangheta non si espone mai, perché come dice il procuratore della Florida sono invisibili, l'altra faccia della luna. Poi si vede che se n'è andato un po' di testa e ha deciso di fare un locale notturno, le cose che sto dicendo le sapete, un locale notturno nell'Orto Mercato che si chiamava Fore King, per il re naturalmente era lui, solo che quando che cosa è successo? Hanno chiesto l'autorizzazione gliel'hanno data in pochissimi giorni, al suo prestanome naturalmente, gliel'hanno data, anzi gliel'hanno mandata a casa, ha scavalcato tutta la lista di attesa del servizio annonario del comune di Milano. E poi, mentre era stato appena riarrestato Morabito, però c'era il numero 2 della Cosca che il lombardese chiamava Morabito Bruzzaniti Palamara, c'era Bruzzaniti e tutta la Milano Belice, perché hanno inaugurato Fore King. Poi nel 2010 è arrivata il ciclone delle inchieste della Boccassini, ma questo erano già stati processati prima, perché c'era una funzionaria
di grande livello dell'Unicredito, non faccio più nomi perché il capo della il reggente, dicono gli atti giudiziari, che di Pino Neri a Pavia, che è stato condannato adesso a 18 anni in corte d'appello e 9 se l'era fatti negli anni 80 per narcotraffico, ha querelato mio fratello per diffamazione. Se siamo a questo, vuol dire che Pino Neri se lo può permettere di farlo a Pavia. A Reggio Calabria non lo potrebbe fare più, a Pavia sì. E quindi non faccio più nomi perché non mi voglio beccare delle querele. Adesso non mi ricordo dove ero arrivato con questa funzionaria dell'Unicredito che dava molti, faceva molti, molte chiedevano soldi e appena chiedevano gliene dava, poi è stata processata e condannata a 2 anni mi pare e 8 mesi. Questo succedeva a Milano e a Pavia peggio. A Pavia io ho sollevato la questione nel 2007 in Consiglio Comunale. Voi non sapete cosa è successo. L'ira di Dio si alza. I più cattivi erano 4 consiglieri comunali calabresi come me. Uno sono uscito dalla sala, l'ho trovato fuori, gli avevano arrestato il fratello a Reggio Calabria, io non gliel'avevo fatta mai pesare, umanamente mi era simpatico, ho detto scusa, tu sei informato? No, io non so niente, allora sei un cretino, cosa protesti? Io avevo citato documenti e ho fatto anche il nome dei capi di 2 cosche tra le più potenti, di Rosanno, i Bellocco e i Facchinelli. Bene. Uno di questi consiglieri comunali si rivolge alla sindaca e dice: signor sindaco, per favore interpelli un legale per vedere se possiamo denunciare Veltri per querelarlo per diffamazione della città. Poi ci sono i processi dell'Avvocassini, il direttore sanitario che poi è stato condannato in appello a 13 anni, Pino Neri a 18 anni, gli arresti più importanti d'Italia sono stati fatti a Pavia. Ma ci fosse stato un cane che mi avesse telefonato e dice scusa, avevi ragione, nessuno. Eppure hanno piantato un casino inenarrabile. Da quanto ho detto, adesso vi cito rapidamente delle tappe, da quanto ho letto naturalmente è chiaro che qui c'è un problema anche almeno europeo, perché il problema dei paradisi fiscali, bisognerebbe dedicare una sera ai paradisi fiscali sui quali non mi posso diffondere questa sera, e beh è un problema, l'Europa ha annunciato, ma è un po' come Renzi, non fa nulla, il più grande paradiso fiscale europeo è stato il Lussemburgo, governato per 20 anni da chi? Da Juncker, in omaggio l'hanno eletto presidente della Commissione. E Renzi, se voleva fare una battaglia per cambiare l'Europa, doveva fare questa battaglia dicendo no, lui non può fare il presidente della Commissione europea, perché il Lussemburgo ha fatto, in Lussemburgo sono confluiti 150 miliardi in soldi di euro. Quindi tasse poche, o alcuni pagavano solo poche tasse, altri evasione fiscale. E poi avete saputo in questi giorni questa banca inglese che stava in Germania, e l'Espresso ne parla da 2 anni, lì sono confluiti 150-170 miliardi di euro, 100.000 nomi, di cui 7.000 sono italiani. Allora credo che parlare di evasione fiscale e di riciclaggio è fondamentale. A proposito dell'economia criminale, l'ultimo dato di Eurispes e della Banca d'Italia che coincidono è di 200 miliardi di PIL all'anno, e secondo Banca Italia 150 miliardi sono di evasione, di riciclaggio di denaro sporco. E allora qual è l'imprenditore che può competere con gente che ha tanti soldi? Nessuno.
E qual è l'imprenditore straniero, estero, che investe e rischia i propri capitali a venire ad investire in questo paese? È mica matto, non ci viene, infatti non ci viene. Siamo, credo, all'ultimo posto o al penultimo posto come investimenti esteri. E a questi 200 miliardi di PIL di economia criminale bisogna mettere a tagliare 400-500 miliardi di PIL di economia sommersa, e nessuno al mondo, neanche il più grande economista, è in grado di dire dove finisce il confine tra l'una e l'altra nella maniera più assoluta. Vi posso solo dire che nell'81 Franco Reviglio, che era un socialista che se ne intendeva, diceva che l'evasione fiscale italiana era di 28 mila miliardi di lire, 7-8 punti del PIL. Dopo 30 anni l'evasione fiscale italiana è 16-17% del PIL. Quindi questa è dove li va a prendere Renzi i soldi per mantenere i servizi? Dove? Se non si pone questo problema, e non se lo pone, e non se lo vuole porre nella maniera più assoluta. Faccio un breve excursus di come sono andate le cose. 1981, io me l'hanno data per caso, qui c'è questo Frigidaire che era un mensile satirico, c'è una bellissima intervista di Giovanni Falcone, il quale spiega che quando Cosa Nostra è entrata nell'economia globale perché è diventata egemone nel traffico di eroina al mondo, perché prendevano la morfina, la portavano in Sicilia, la raffinavano, la mandavano negli Stati Uniti, mentre i soldi li mandavano in Svizzera. E Falcone dice, questo è molto interessante, perciò l'hanno ammazzato Falcone, perché aveva capito tutto, non è che per ragioni strane. Falcone dice, come tutte le grandi aziende, Cosa Nostra ha avuto bisogno dei quadri, non li aveva i quadri, e i quadri li ha assunti ed erano tutti stranieri. Due erano corrieri, due si occupavano di problemi finanziari e uno era un grande raffinatore, Busquet, un medico pediatra che io ho ritrovato in un'altra vicenda quando ho scritto il libro Mafia Pulita, dopo fatti di almeno 20 anni in ritardo rispetto a quelli che diceva Falcone. Falcone fa tutti i nomi di questi cinque, dice Cosa Nostra però, siccome non si fidava molto, li ha assunti, li ha pagati a peso d'oro e li ha anche affiliati, così avevano dei vincoli. Poi alcuni sono stati arrestati, ma questo è fondamentale, cioè che cosa diventava la mafia, che cos'è? È una multinazionale, fa affari, il compito, la missione storica è fare affari, non ammazzare la gente. Infatti la gente non c'hanno più bisogno di ammazzare, corrompono e comprano. Questo Falcone nel 1981, Paul Henrique Charlier, Edgar Barbet, André Busquet, Albert Gillet, erano quelli che i tecnici che Cosa Nostra, non sa nessuno, ha preso pagandoli a peso d'oro, perché faceva affari a strafottere. E quindi, come tutte le aziende che entrano nell'economia globale, aveva bisogno, come dice Giovanni Falcone, di quadri, il quale diceva, se vuoi trovare il mafioso, trova i soldi e poi trovi il mafioso. Questa era la... Dopo, a distanza di anni, nel 1999, non ho il tempo di farvelo vedere, io qui c'ho il documento, le commissioni giustizia e finanza della Camera, in seduta congiunta, ascoltano una relazione del capo, della generale capo della finanza, Mosca Moschini, e il quale spiega tutto sul riciclaggio, spiega perché
non ci sono reati di riciclaggio che vengono perseguiti. Adesso però questo lo spiega anche il mio coautore del libro Mafia Pulita, Laudati, che ha fatto il magistrato antimafia per 25 anni, e spiega perché non si... E per 20 anni l'Europa ci ha detto: guardate che voi no, il riciclaggio così non li incastrerete mai, dovete fare l'autoriciclaggio. E noi l'abbiamo fatto, no? Sono passati 30 anni, quanto è passato? Mosca Moschini nel 99, quanti anni sono passati? 20 anni. Ce ne siamo fregati. Con l'impianto criminale più importante d'Europa, con il tasso di economia criminale più elevato d'Europa, con l'evasione fiscale e il riciclaggio, noi sì, facciamo le sedute, arrivano le televisioni, ci sono, fanno lo show e poi finisce così. E perché non siamo stati in grado di assicurare alla giustizia i responsabili di riciclaggio? E non si può fare la lotta alla mafia se non funziona la legge sul riciclaggio di denaro sporco. Per una ragione che coso qui Laudati sicuramente dice meglio di me. Dice: ma come funziona, questa è una sua relazione, ma come funzionano i meccanismi di delitti di riciclaggio? Qualche breve notazione dal punto di vista tecnico. In Europa tutto il meccanismo di delitti di riciclaggio ha tre presupposti fondamentali: la punibilità del post factum, cioè dopo che è avvenuto, cioè deve essere già stato commesso un reato, se no non c'è riciclaggio; l'impossibilità del concorso nel reato presupposto, cioè tu fai traffico di droga, poi ricicli, se c'è concorso nel reato del primo reato non puoi applicare la legge sul riciclaggio; la consapevolezza della provenienza del denaro dal delitto presupposto. Però quello che poi viene imputato di riciclaggio deve essere consapevole, il giudice glielo deve dimostrare, cosa non facile, che lui era a conoscenza, che da lì è partita tutta la catena e sono arrivati i soldi. In tutto non sono più di 20, 25 negli ultimi 20 anni i processi con condanne di riciclaggio passati in Cassazione, perché in questo modo è impossibile perseguire il reato di riciclaggio. Beh, tutti i governi che ci sono stati e i parlamenti che si sono succeduti se ne sono occupati? No. Ci sono gruppi parlamentari che se ne occupano? Ieri si sono menati. Si potrebbero menare almeno per questo? No, si menano per altro. Quindi le cose sono andate così. Ve ne cito un altro di documento importantissimo. Questo è del 2000. Il commissario straordinario di governo per la lotta antimafia si chiamava generale Palmerini. Davanti, adesso c'è la commissione antimafia, non c'è più il commissario di governo. Davanti alla commissione antimafia fornisce i dati dei sequestri, delle confische e i tempi e dice: guardate che non funzionano la legislazione, intanto sappiate che ci sono almeno 20 leggi che si riferiscono tutte alle confische di beni e di soldi, 20 leggi per cose diverse. Lui dice: c'è una sovrapposizione pazzesca di banche dati. Tu ti rivolgi a una banca data, non ti dai i dati giusti, però ce n'è un'altra, poi ti telefona quella, un casino totale, confusioni, omissioni, tempi enormi tra un passaggio e l'altro. E dai i dati, dalla proposta di applicazione della misura patrimoniale, cioè di sequestro, alla confisca definitiva, e poi all'ultima, che è quella della destinazione, passano anni. Il primo passaggio, proposta di applicazione, data del sequestro, 516 giorni, questo nel 99, nel 2000. Sequestro e confisca,
412 giorni mediamente che bisogna sommare agli altri, però da 7 giorni certe volte manca 3.848 giorni. Dalla confisca alla confisca definitiva 1.001 giorni. Dalla confisca definitiva al sequestro direttoriale di destinazione 2.023 giorni, sommate tutto, Decreto distrettuale direttoriale e verbale di consegna 141 giorni. Ora, nell'era dell'informatica e della telematica, tu prendi il mouse, schiacci e sposti 100 milioni di euro da un paradiso fiscale all'altro e tu con questi tempi puoi fare la lotta alla mafia. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma avete sentito uno in Parlamento che si oppose, che sa queste cose? Pensate che questo Palmerini poi ha mandato la relazione al capo del governo ed è andato ad incontrare le autorità europee, perché così non si fa la lotta alla mafia, non c'è niente da fare. Quindi adesso vado avanti e vengo all'unica cosa. Ecco, Piero Grasso, eravamo al 2009, Piero Grasso deposita nel 2009 una relazione alla Commissione Antimafia del Parlamento e scrive, prima di tutto fa un attacco durissimo, non si è saputo o hanno fatto in modo che non si sapesse, se no chissà che polemiche, alla magistratura e alle forze dell'ordine, dicendo, cito testualmente a memoria, dicendo: loro si occupano solo di sequestrare la droga, perché è il cespite maggiore quello della droga. Ma da dove vengono i soldi per acquistare quella droga e dove vanno dopo? Non gliene frega niente. Non se ne... Guardate che è un'accusa di una gravità inaudita. Io con Piero Grasso ho fatto due o tre dibattiti, uno nell'Università di Firenze, e nella mia ingenuità, siccome si lamentava della politica, ho detto: procuratore, ma lei perché non si dimette? Ma guardato, ha detto, ha pensato, questo è matto. Infatti aveva ragione lui, perché è diventato presidente del Senato e io non ci sono diventato, quindi per dire. Però lui fa questi attacchi, poi dice: noi abbiamo sequestrato il 10% dei beni delle mafie italiane, ma abbiamo confiscato il 5%. Ora, i beni delle mafie, c'era stato uno studio nel 2010, il valore era dato a 1.000 miliardi di euro, 5%, ma di questo 5%, il 70-80% non era stato consegnato, quindi era rimasto lì. I beni immobili rimangono lì, si deteriorano, i soldi vanno nei paradisi fiscali e non li trovano, e le aziende, 170 aziende dagli anni 80, tutte fallite. C'è stato un magistrato antimafia che va per la maggiore, non voglio fare il nome, abbiamo fatto una trasmissione insieme perché passa per, è anche uno bravo, a proposito dei beni immobili ha detto: bisogna batterli tutti. Ho detto: scusa, ma se uno, io lo conoscevo già quando l'ho incontrato alla dico: scusa, ma se un palazzo sta in un centro storico, tu abbatti il palazzo del centro storico, e se poi c'è della gente dentro abbatti anche la gente. Poi quando siamo usciti dalla trasmissione gli ho fatto l'esempio delle aziende, dico: guarda che sono fallite quasi tutte, se ne sono salvate. Dice: ma è normale. Ah, quindi lo Stato non è in grado di fare quello che fa la mafia, non è in grado di gestirla, è normale che falliscano tutte le aziende. Allora la gente dirà: era meglio quando le gestiva la mafia queste aziende. Mi ha fatto veramente arrabbiare. Poi c'era Lumia, che è stato presidente della commissione antimafia, sì, finisco. Lumia, che gli ha detto un po' timidamente, dice: ma guardate che gli amministratori lì li nominate voi, magistrati antimafia. Ecco, le cose sono andate così. Comunque Piero Grasso ha fatto queste, ci ha dato questi dati, eccetera. No, l'ultima cosa che mi devi capire, perché è una cosa giusta, l'hanno fatta. L'attuale, se fosse venuto Fava, ne avrebbe potuto parlare, gli altri, c'ho tutti i documenti. Questo documento è una relazione
che l'attuale commissione antimafia, anche questo sconosciuto, le televisioni, nessuno ne ha parlato, l'attuale commissione antimafia ha mandato al Parlamento. E che cosa ha fatto? Una cosa che bisognava fare 20 anni fa, e meno male che la commissione Bindi l'ha fatto, cioè hanno fatto una trentina di audizioni e poi hanno scritto questa relazione al Parlamento dicendo: guardate che la legislazione antimafia non funziona, sono diminuite non solo i sequestri e le confische, ma sono diminuiti anche i procedimenti per arrivare ai sequestri e alle confische. Perché non funziona? C'è una confusione terribile, le banche date non funzionano, eccetera, eccetera, eccetera. E poi fanno una serie di proposte al Parlamento. Ora, una, quando gliel'hanno mandata, la data è 10 aprile 2014. Ma scusate, di fronte ad una interessi così giganteschi, che tutti i giorni senti il capo del governo che dice: mi servirebbe 1 miliardo, se no non posso pagare questo, e piangono. Ma scusate, questo non era da discutere subito, da modificare immediatamente la legislazione, da confiscare il più rapidamente possibile i beni e destinarli o venderli con delle anche gare internazionali? Non mi risulta che il Parlamento ne abbia parlato. Io i telegiornali li vedo, ma non mi pare che ne abbia parlato. Eppure io sono stato in America con la commissione antimafia, c'è un'agenzia che si chiama Marshall che si occupa di pentiti e di beni, e ci hanno spiegato che loro tutti i giorni vendono beni confiscati alle mafie, e li confiscono molto più rapidamente di noi. Questa è stata una cosa positiva, ma mi pare che destinate, perché fanno la box per altre cose i parlamentari, non mi pare che l'abbiano fatta, adesso mi informo, perché se è così ritiro tutto, se hanno fatto la box per approvare il più rapidamente possibile la relazione della commissione antimafia, che l'hanno mandata al Parlamento non per scribizi loro, ma perché c'è una legge dello Stato che prevede che la commissione antimafia mandi in Parlamento delle proposte che sono contenute analiticamente, con precisione, tutto ciò che ho detto prima è ripreso qui. Prima fanno l'elenco di tutte le cose che non vanno e poi dice: dovete fare A, B, C, D, E, F, G, se no non c'è niente da fare. La cosa più grave sulla quale giustamente si soffermano è l'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni. Abbiamo fatto almeno 20 anni di battaglie per farla, è un cesso completo, non funziona. Ci mandano dei riciclati, lottizzano pure quelle cariche lì, non amministra i beni, non li destina, non è in grado, non ha neanche completato la banca dati e l'organizzazione telematica, e non vorrei sbagliare, confonderla con un altro adempimento per fare un regolamento. Ci hanno messo, e non lo dovevano fare loro, 4 anni, e ancora mi pare che non fosse pronto il regolamento, cioè la legge, hanno approvato una legge, ci voleva il regolamento, dopo essere passati 4 anni non c'è ancora il regolamento. Quindi facciamo la lotta alla mafia, no? In questo modo, diciamo, la Lega ha riempito Roma l'anno scorso, 2 anni fa, e Milano di manifesti con la fotografia di Maroni, diceva: li ha arrestati tutti. Gli ho mandato una lettera nel 94, gli avevo mandato una lettera dalla Calabria dove ero candidato, mi ha risposto con cortesia. Adesso gli ho mandato una lettera dicendo: ma non crede, poi ci siamo conosciuti in Parlamento, non crederai mica di far la lotta alla mafia in questo modo. Non mi ha risposto, naturalmente. Grazie Elio Vetri. Adesso darei la parola a Dario Gentili, che è presidente della commissione consigliare antimafia del Comune di Milano, nata peraltro fra
mille polemiche. Il tema però non è tornare su quello, il tema è come si può muovere un grande comune, quindi prima parlavamo di Bucinesco, un piccolo comune, come si può muovere invece un grande comune su tutto questo terreno, che è il terreno dell'intercetto dei flussi finanziari sporchi. Grazie a Pierpaolo Fiorello per l'invito. Vedrò di essere estremamente sintetico e efficace nella mia comunicazione in modo da dare la possibilità di aprire il dibattito, perché ci possono essere, ho letto i nomi delle altre persone invitate, degli interventi che arricchiscono ulteriormente i dati e proposte, l'argomento e il dibattito di stasera. Prendo proprio spunto dall'ultima questione che Ioveltri poneva, e cioè questa favola che è stata raccontata per anni, per cui il ministro degli interni Maroni fosse stato il ministro degli interni più efficace a lotta alle mafie negli ultimi anni, e che grazie non so a quale merito avesse arrestato una serie di latitanti importanti. Bisogna ricordarsi invece un altro provvedimento che il governo in cui Maroni risiedeva come ministro degli interni fece, e che è stato il provvedimento legislativo più efficace di sostegno e di aiuto proprio all'economia criminale mafiosa, che sono i tre scudi fiscali del 2000, del 2003 e del 2009 che il Parlamento ha votato e di cui Maroni si deve assumere assolutamente la responsabilità. Scudi fiscali a delle percentuali di tassazione minime, 2,5, ricordo i primi due scudi fiscali, 5% del terzo scudo fiscale, in assoluto anonimato, per cui chi faceva rientrare o faceva finta di far rientrare i capitali non doveva dichiararlo, e le operazioni non venivano, non c'era obbligo di segnalare da parte delle banche le operazioni sospette che dovevano gestire. Per cui un flusso di denaro che probabilmente non è mai uscito dai confini nazionali e che ha permesso tranquillamente di ripulire le risorse recuperate dallo spaccio di droga, dall'usura, dal racket, dallo sfruttamento della prostituzione. Uno, forse il provvedimento di governo più utile alle mafie degli ultimi, del dopoguerra. Il tema è proprio questo, è proprio il tema del riciclaggio, che già Veltri ha introdotto come uno degli argomenti principali dei capisaldi dell'economia criminale. Quindi l'economia criminale come l'economia che nasce dall'evasione fiscale, l'economia che nasce dalla corruzione, l'economia che nasce dalle organizzazioni criminali mafiose e dai loro reati, l'economia che droga il mercato, che danneggia la qualità della vita delle nostre comunità, che danneggia la libera e sana concorrenza delle nostre imprese. E ci sono dei dati inquietanti, alcuni Veltri li ha già citati, che dobbiamo sempre avere presenti nel ragionare su questi fatti. Uno ultimo che ho ritrovato, che mi ha molto colpito, e dell'ufficio di studi della BNL, che richiamava che il patrimonio mobiliare in mano agli italiani era intorno ai 3.800 miliardi di euro. Patrimonio mobiliare, quindi dalle polizze ai buoni del tesoro, agli investimenti in azioni che gli italiani... Banca Italia, dati di Banca Italia sono. Della BNL, vabbè, comunque... Io l'ho letto nel bollettino, no, sempre recuperati dal centro studio BNL. Fatto sta che 3.800 miliardi rappresentano 64.000 euro per ciascun cittadino, la memoria è andata citata nell'articolo del Sole 24 Ore, che è un dato medio superiore a quanto si può trarre dai cittadini tedeschi, dai cittadini francesi, che sono ovviamente inferiori, ma comunque è superiore. Ed è un dato medio che richiama alla grande ricchezza che c'è in Italia, anche il patrimonio immobiliare italiano è molto superiore per esempio al patrimonio immobiliare dei tedeschi, e richiama al fatto, poi se si legge non il dato medio ma si cerca di scorporare, la grande disuguaglianza di questa ricchezza, per cui praticamente 2 miliardi di euro, più della metà di questo
di questa somma è detenuta da 2 milioni di famiglie, per cui con una media di 1 milione di euro di investimenti per queste famiglie. Per cui una ricchezza enorme che per la gran parte, come ricordava Elte prima, è sottratta al fisco, è sottratta al bene pubblico, una ricchezza enorme che fa dell'Italia potenzialmente uno dei paesi più ricchi al mondo, mi viene da dire. Per cui la battaglia contro la corruzione, contro l'evasione fiscale, contro l'evasione criminale è una battaglia storica per lo sviluppo di questo paese, che ha già in sé le potenzialità per essere un paese che dà dei benefici e dei servizi di eccezionale valore a tutti i cittadini. Io penso che la battaglia all'economia criminale si possa svolgere a livello legislativo, parlamentare, ma anche nei piccoli comuni, negli enti locali. E la sollecitazione che Fiorello prima faceva sull'area metropolitana ci richiama al grande valore che avrebbe un argomento simile proprio all'interno delle politiche nell'area metropolitana, per cui l'area metropolitana come il nuovo più coerente con quanto accaduto in questi anni per il radicamento delle organizzazioni criminali mafiose nella nostra regione, per cui la provincia di Milano come il luogo in cui l'economia criminale prospera, si insedia, si radica, agisce le collusioni e riesce a fare affari, e l'area metropolitana è proprio l'istituzione che può meglio mettere a sistema le risorse dei comuni, che può meglio proteggerli, comunque rimanendo efficace nei loro singoli territori. Per cui questo è un argomento che deve essere di questa nuova istituzione, perché proprio è lì che forse meglio si può combattere questo fenomeno. Il Comune di Milano ha messo in piedi due provvedimenti amministrativi di cui io vado particolarmente orgoglioso e fiero e che volevo portare alla vostra attenzione, che trattano due di questi elementi. Il terzo poi lo possiamo trattare se c'è tempo, però è significativo anche il terzo, che riguardano la lotta alla corruzione e la lotta all'organizzazione criminali mafiose e al riciclaggio. In particolare per questo secondo aspetto, il Comune di Milano è il primo comune in Italia che applica la legge 231 del 2007, la normativa antiriciclaggio, che è una normativa che si applica comunemente a banche, intermediari finanziari, poste, liberi professionisti, quindi commercialisti, notai e per esempio avvocati, e che in uno degli articoli, in uno dei commi, si dovrebbe applicare anche alle pubbliche amministrazioni, per cui dall'azienda sanitaria, alla regione, al comune, ma questo comma non è mai stato di fatto applicato e è un comma che non prevede delle sanzioni nel momento in cui non venisse applicato, perché non tutta la normativa, non tutto il testo di legge viene applicato anche alle pubbliche amministrazioni, però è un comma di grande valore che richiama proprio a una responsabilità dell'ente locale proprio per garantire al proprio interno la lotta al riciclaggio, quindi proprio per garantire quello di cui prima parlato, cioè la libera e sana concorrenza tra le aziende nel proprio territorio, cercando di fare del proprio comune un comune libero da risorse criminali e che garantisce che le aziende prosperino e si confrontino in maniera assolutamente legittima. Il Comune di Milano ha fatto suo questo comma e ha fatto nascere al proprio interno un ufficio di lotta al riciclaggio che lavora parallelamente all'ufficio di lotta all'evasione, infatti all'interno della stessa direzione entrata e lotta all'evasione. E quello che un ente locale può fare su questo fronte è di grandissimo valore, perché proprio perché noi abbiamo come amministrazione comunale sottoscritto un protocollo, una convenzione con l'Agenzia delle Entrate Lombarda proprio per la lotta all'evasione, possiamo accedere a una serie di dati che l'Agenzia delle Entrate ha e che sono la vita di tutti i cittadini lombardi, per cui non solo l'accesso al punto fisco, ma anche l'accesso a tutti gli atti notarili che all'interno del Comune di Milano vengono siglati. E per di più il Comune di Milano ha l'anagrafe, il Comune di Milano ha le dichiarazioni ISEE, il Comune di Milano ha le dichiarazioni di pagamento della tassa rifiuti che ci dice che cosa c'è in quel luogo, se c'è un ufficio, se c'è un SRL, se c'è una cooperativa, se c'è
una famiglia, ha dei dati che la banca si sogna di avere rispetto alla vita delle persone che abitano all'interno della nostra città. E questi dati possono essere incrociati, forse devono essere incrociati sia per la lotta all'evasione ma sia anche per la lotta al riciclaggio. E l'estrema efficacia di come i dipendenti pubblici possono agire proprio su queste banche dati viene resa, secondo me, plasticamente da un esempio che mi ha fatto un commissario di polizia locale che lavora in questo ufficio, per cui mi diceva che mi parlava di un atto notarile e mi diceva della stranezza di questo atto notarile. Dicevo, ma perché? Ma perché innanzitutto il notaio alla sede a Cinisello però si muove fino nell'ufficio di questa azienda, che non sembra un'azienda di grande spessore, di grande valore, però fatto sta che il notaio si muove, l'atto viene sottoscritto lì presso la loro sede, e vabbè, pazienza. Ma poi questo notaio in realtà non è un notaio molto corretto, perché chiama a testimoniare per sottoscrivere l'atto notarile due suoi dipendenti. Ah, e come fa a sapere quelle persone? Perché poi ho incrociato i dati, io so che si devono fare anche queste cose, ho incrociato i dati, ho visto che i due suoi dipendenti, accendo al punto fisco, ricevono mensilmente lo stipendio proprio da lui. Quindi lui ha fatto venire lì i suoi dipendenti e li ha costretti a testimoniare il falso sull'identità delle persone che erano lì presenti. Per cui noi possiamo arrivare fino a questo livello di indagine. E quindi noi abbiamo cominciato ad operare e abbiamo fatto 4 segnalazioni di operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria, poche ma secondo me rivoluzionarie. Le segnalazioni di operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria sono delle segnalazioni che di fatto non rappresentano di per sé il reato di riciclaggio, perché sennò dovrebbero andare chiaramente in procura. Sono delle segnalazioni di movimenti di denaro che rappresentano degli indizi, dei motivati sospetti che quei movimenti di denaro possono essere frutto di riciclaggio, strumento di riciclaggio. L'unità di informazione finanziaria riceve 60.000, 67.000 nel 2014 segnalazioni di operazioni sospette da chi ne è obbligato a farle. La cosa particolare di questo dato è che praticamente la totalità viene da banche intermediari finanziari. I liberi professionisti segnalano 2.000, hanno fatto 2.000 segnalazioni su 67.000 e gli avvocati rasentano la decina. Sono i notai che in questa fase, soprattutto l'anno passato, hanno accresciuto e hanno lavorato molto di più su questo argomento. Fatto sta che queste segnalazioni di operazioni sospette non rimangono lì, ma vengono implementate dalla Direzione Investigativa Antimafia di supporto alla UIF e dal Nucleo di Polizia Volontaria della Guardia di Finanza. E quindi le segnalazioni che le banche spesso fanno in maniera un po' superficiale, adesso c'è un po' la moda, mi dicevano, di inondare la UIF di segnalazioni, non appena c'è qualcosa si manda, una cosa magari molto superficiale, di poche battute, ma che comunque para il colpo alla banca, che potrebbe essere sanzionata nel momento in cui si scoprisse che non avesse segnalato l'operazione. Fatto sta che le indagini vengono fatte dalla Guardia di Finanza, quindi dalla DIA, e possono anche, oltre che essere archiviate, possono anche confluire in procedimenti penali veri e propri. E la Banca d'Italia l'anno passato, quest'anno non ha riportato il dato, segnalava che il 7,4% delle segnalazioni poi confluiscono in procedimenti penali. Ma le segnalazioni archiviate comunque sono uno strumento di indagine eccezionale, per cui nel momento in cui parte un'indagine il procuratore, il PM, 9 volte su 10 chiede alla UIF l'accesso a queste segnalazioni dando i nomi delle aziende o delle persone su cui sta indagando. Il Comune di Milano ha contribuito, e ha contribuito in maniera particolare, per cui da un lato una segnalazione per esempio è proprio dall'incrocio dei dati, quindi come fanno le banche, noi abbiamo strutturato, stiamo facendo un tavolo di lavoro con l'unità di informazione finanziaria che ha coinvolto anche Lombardia, ha individuato degli indicatori, per cui l'incrocio dei dati con gli indicatori fa emergere delle situazioni a rischio, indicatori che possono essere banalmente anche il numero di cambi di licenze commerciali nel giro di un anno di un negozio, per cui se sono più di due comincia a essere una situazione sospetta. Indicatori che possono essere anche la provenienza dell'amministratore unico
o la sede in cui è stata costituita l'azienda, non sono chiaramente, sono degli indizi che vengono messi insieme e poi su quell'ingrosso dei dati, con quegli indicatori si fanno delle indagini più serie andando proprio a accedere a quelle banche dati di cui parlavo prima. L'altra segnalazione, e qui la cosa più interessante, è nata da un commerciante che mi ha detto di essere stato minacciato, non voleva denunciarlo, mi ha segnalato alcune persone che secondo lui avevano fatto investimenti nel quartiere dal punto di vista commerciale, per cui aprendo diversi ristoranti, che potevano essere i mandanti di queste minacce. E anche qui, andando a verificare, c'è l'amministratore unico che pare assolutamente avere un reddito non congruo rispetto all'attività che faceva, c'è un passaggio di denaro tra due aziende, una che faceva editoria e l'altra che fa ristorazione, quindi un passaggio di denaro che non si comprende, c'è una fiduciaria, ci sono degli investimenti in Inghilterra e quindi ci sono tutti gli elementi per fare la segnalazione. E questa parte dal territorio, non parte dall'incrocio di dati. E quindi il fatto che possa il territorio stesso segnalare delle situazioni che possono essere efficacemente indagate dall'amministrazione comunale è un fatto, secondo me, rivoluzionario, perché in qualche maniera per il momento contro le mafie ci si giocava spesso in difesa dei propri appalti, cercando di controllare e chiedendo chiaramente giustamente l'informativa alla prefettura laddove il livello dell'appalto fosse superiore a una certa soglia, cercando di fare dei controlli trasversali anche autonomi, però era tutto in difesa. Qui invece si gioca d'attacco, nel senso che si va a stanare chi nel proprio territorio, indipendentemente dal fatto che abbia un contratto, una convenzione, una richiesta, una partecipazione a gara pubblica, può essere uno strumento di riciclaggio. La seconda questione riguarda invece la lotta alla corruzione, e qui chiudo. Noi abbiamo inserito nel piano anticorruzione questa procedura che è stata definita whistleblowing, perché è una procedura tipicamente anglosassone che Transparency ha sollecitato che l'amministrazione comunale adottasse. In commissione antimafia abbiamo udito Transparency in tre occasioni e poi il Consiglio Comunale, in un atto secondo me importante, perché il Consiglio Comunale è il luogo di indirizzo della Giunta, è il luogo dove deve partire l'obiettivo politico che l'amministrazione si deve dare, si è assunto la responsabilità di chiedere alla Giunta di inserire questa procedura nel piano anticorruzione. E praticamente è un luogo nell'intranet attraverso una griglia in cui i dipendenti comunali possono segnalare anche qui comportamenti magari non confacenti e non coerenti con le procedure, comportamenti che vanno contro il codice etico dei dipendenti pubblici o fatti già di per sé reato laddove magari qualcuno ne fosse stato testimone. Dipendenti che non hanno la forza e il coraggio di denunciare la procura o non possono denunciare proprio il superiore gerarchico, come il codice dei dipendenti pubblici prevede, proprio perché magari il superiore gerarchico è quello implicato nella vicenda. È chiaro che sarebbe meglio che tutti i dipendenti, appena vedono qualcosa, vengano e dicano, vadano in procura piuttosto che vadano dal sindaco o dal responsabile anticorruzione a segnalare. Questo non è così, purtroppo, perché spesso nel passato è capitato che i dipendenti fossero demansionati, mobbizzati, emarginati. C'è un clima di omertà piuttosto preoccupante comunque anche in Lombardia, e questo strumento cerca un po' di forzare, uno strumento un po' emergenziale che cerca un po' di forzare la segnalazione, e la segnalazione avviene in anonimato perché l'identità del segnalante è assolutamente tutelata da un organismo di garanzia che vede al proprio interno tre persone, il Presidente di Avviso Pubblico, il Presidente di Transparency e la Vice Segretario Generale. Loro ricevono le segnalazioni, la segnalazione tra l'altro viene tutelata, per cui non si può neanche capire da quale computer parta, per delle strategie che hanno messo in essere il settore informatico del Comune di Milano, e l'organismo di vigilanza poi valuta se quella segnalazione circostanziata all'interesse pubblico, fatta in buona fede, e fa delle indagini chiedendo alle direzioni come mai quel dipendente ha fatto questa cosa, come se è successo effettivamente che è accaduto questo fatto, e eventualmente può proporre delle sanzioni disciplinari. Anche questo è uno strumento perfettibile, con i propri difetti, però uno strumento che forza
che è uno strumento emergenziale di fronte a una situazione emergenziale come prima l'abbiamo descritta. È uno strumento che io spero che possa prevenire fatti di corruzione, ma possa anche, purtroppo, mi viene da dire, conoscendo gli esseri umani, anche fungere deterrente, per cui nel momento in cui si sa che la denuncia può essere anche semplice e chi denuncia può essere anche tutelato, forse qualcuno ci penserà due volte prima di essere corrotto. Adesso passiamo a due interventi che in qualche modo riguardano l'economia reale, come l'economia reale viene impattata da un contesto che è anche un contesto oltre il confine della legalità, e sono gli interventi di Marzio Zeno della segreteria della Camera del Lavoro e a seguire poi l'intervento dell'avvocato Casareno che introdurrò poi più compiutamente perché merita altra introduzione. Io non posso che iniziare con una battuta dopo gli interventi che ci sono stati finora, penso a quelli di Veltri, che ci ha descritto l'enormità che ci sono nell'economia e si è spesso domandato come il Presidente del Consiglio risponde a questi problemi. Il Presidente del Consiglio ha risposto riducendo ulteriormente la tutela dell'articolo 18 perché ha detto che non ci sono investimenti stranieri in Italia, perché non c'è certezza sui tempi di risposta delle decisioni di un giudice quando un lavoratore viene licenziato. Questo è l'impatto. Detto questo, io cercherò di essere molto veloce, visto l'orario. Mi è stato chiesto di descrivere qual è l'azione della CGIL, del sindacato in generale, su questi temi, e anche qui parto da dati che voi avete già richiamato. Il tema dell'illegalità economica incide in maniera fortissima sull'economia, e uno degli aspetti che interviene maggiormente è la questione degli appalti. Allora, gli appalti pubblici hanno un'incidenza del 15% sul PIL, il 2% del PIL dati della Commissione europea sono quelli delle variazioni rispetto ai capitolati, agli appalti. In queste settimane la CGIL ha avviato un'azione molto forte perché si è detto illegalità, zona grigia, eccetera. Il tema degli appalti ha questa incidenza ed è interviene trasversalmente in tutte le categorie, in tutti i settori, ed è uno degli elementi che crea impoverimento dell'economia, perché per la carenza di norme noi assistiamo ad un impoverimento ad un allargamento della fascia di lavoro che viene impoverita. Questo perché? Perché appunto non ci sono norme certe che definiscono quali sono i contratti da applicare, che non definiscono quali sono i criteri per l'aggiudicazione, e quindi si crea una concorrenza scorretta, dumping molto forte a scapito delle aziende più serie. Quindi è su questo che come CGIL noi stiamo cercando di intervenire, e anche visto che in questi giorni è in discussione il recepimento delle direttive europee per il codice degli appalti pubblici, anche a livello unitario abbiamo presentato una serie di argomenti. Tutti, io ripeto, cerco di essere molto breve. Quali sono i temi su cui noi ci soffermiamo? Uno è appunto questo, il fatto che troppo spesso, soprattutto per quanto riguarda gli appalti di servizi eccetera, l'aggiudicazione viene fatta con il criterio del massimo ribasso, ed è evidente che ad esempio in settori ad alta partecipazione, insomma ad alta presenza del costo del lavoro, l'abbattimento e la scelta degli appalti in base a questo criterio significa ridurre fortemente e pesantemente le retribuzioni. Per cui noi chiediamo che venga adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pur avendo presente, come ci viene detto,
più volte che adottando questo criterio c'è il rischio che si disegni, si sappia in anticipo qual è, però noi crediamo quale può essere l'azienda che vince, però è evidente che avendo presente pure questo rischio noi non possiamo consentire che ci sia questo abbattimento, anche perché, non sto a ripetere, ma è chiaro che poi ci sono i rialzi, le revisioni eccetera, e molto spesso i costi degli appalti comunque lievitano rispetto alla base. Quindi questo è uno dei criteri. L'altro che vogliamo introdurre, reintrodurre, perché c'è stato in questi anni un peggioramento molto forte della normativa al riguardo, è quello della responsabilità solidale. Gli interventi normativi sono intervenuti in modo molto forte su questo aspetto, da ultimo anche la Fornero. Questo significa che mentre i lavoratori prima, dopo il 2003, potevano rivalersi sui committenti in caso di inadempimenti da parte, perché c'è tutta la catena anche di appalti e subappalti, questo è in questa fase molto più complicato, perché il committente prima di rispondere può chiamare in giudizio l'azienda che non ha pagato, con un allungamento dei tempi incredibili. Non solo, è stata da ultimo soppressa di fatto la responsabilità solidale da parte della pubblica amministrazione. È indubbio che togliendo responsabilità ai committenti si allarga la fascia delle irregolarità. Quindi il ripristino della responsabilità solidale è l'altro tema che fa parte della nostra proposta. Dimmi un'ora, 5 minuti. L'altro aspetto molto importante è quello della clausola sociale. La clausola sociale significa che quando c'è una trasmissione di attività, i lavoratori devono poter seguire l'attività e non essere licenziati, cioè non perdere allo scadere dell'appalto la continuità del rapporto di lavoro. Questa clausola non c'è nella normativa, l'abbiamo inserita, qui entra in gioco il ruolo della contrattazione del sindacato in molti contratti, però è evidente che laddove l'azienda che vince l'appalto non applica un contratto che la preveda, c'è questo rischio. La nostra proposta di legge introduce una serie di elementi. Uno, che è molto rafforzativo, che dice che laddove non ci sia solo una trasmissione d'attività, ma che chi vince l'appalto abbia a disposizione strumentazione aziendale da parte del committente, si deve applicare la normativa più forte equivalente alla cessione di ramo d'azienda. Dall'altra chiediamo un rafforzamento laddove ci sono le clausole contrattuali, e dove non ci sono chiediamo che si istituisca una procedura sindacale di contrattazione forte. Questo per gli appalti privati. Per gli appalti pubblici, rilevando a nostro avviso anche il fatto che l'attività data dal pubblico deve avere anche, come dire, un'incidenza di carattere sociale, chiediamo che nei capitolati d'appalto questa clausola venga introdotta. Devo dire che noi, questa è l'altro aspetto della legge, poi arrivo all'ultimo pezzo sulla contrattazione, prevede questo a proposito di liste al fine di depurare per quanto possibile il mercato dalle aziende scorrette, che sono moltissime. Si chiede che laddove si riscontri che le aziende non corrispondono agli obblighi contrattuali e contributivi, il giudice del lavoro a cui si arriva segnali queste aziende all'autorità di vigilanza, affinché abbiano come penalità l'esclusione per un certo numero di anni, a seconda della gravità della mancanza, dalla possibilità di partecipare ad altri appalti pubblici. Questo è sono i contenuti della proposta di legge, che ripeto vengono anche reiterati nelle richieste unitarie portate in Parlamento, laddove si discute di questo. C'è un altro aspetto però: noi riteniamo che, e qui mi riallaccio un poco alla campagna della legalità che sta portando avanti la CGIL
in questi mesi, riteniamo che una contrattazione con le istituzioni e con le aziende più sane possa, come dire, aiutare a superare questi aspetti dell'illegalità più diffusa. Io faccio l'esempio del DURC, il documento unico, che adesso è diventato una previsione di legge frutto di contrattazioni fatte proprio in questo territorio anni fa, le buone pratiche che si traducono poi in norme. Noi in questi mesi stiamo sottoscrivendo i protocolli di legalità per Expo eccetera in altre realtà dove ci sono appalti pubblici, penso all'Emilia, anche se poi si è dimostrato come ci fosse bisogno di questo, ma penso al caporalato in agricoltura. È stato dopo una serie di accordi che abbiamo fatto come CGL in Puglia eccetera, che una serie di sanzioni di carattere penale si sono tradotte in legge. Quindi il ruolo delle rappresentanze sociali, il ruolo della contrattazione può servire da un lato ad anticipare previsioni che poi devono diventare possono diventare norme di legge, e dall'altro contribuisce a mettere in chiaro una serie di fenomeni di illegalità. Quindi anche la contrattazione e la presenza sindacale diventa presidio contro l'illegalità economica, che è davvero troppo troppo diffusa. Grazie. Una battuta su queste cose che diceva Marzia in relazione agli interventi precedenti sulla zona grigia in relazione alla città metropolitana. Pensiamo alle partecipate, pensiamo a opere di natura infrastrutturali messe ogni volta come chiave emergenziale, dove il sindaco diventa commissario e quindi l'assemblea elettiva è esautorata. Pensiamo a sindaci dei comuni di cintura che per opere connesse vengono assolutamente spianati e non hanno una parola, nonché cave eccetera eccetera. Questi sono tutti elementi che insieme dovremmo mettere a punto. Prego. Avvocato Casarenno, di Lexius in Act, che però collabora con l'Istituto Tagliacarne per organizzare annualmente un evento che è denominato Forum PMI, che si occupa ovviamente, come dice il nome, specificamente di tematiche legate alle piccole e medie imprese, e quest'anno avete scelto come tema proprio quello della legalità. Sì, della legalità, e il titolo dell'evento quest'anno è la legalità intesa come un valore economico, cioè non come un elemento di freno dell'economia, ma intesa come un valore economico che le imprese devono andare a recuperare, cioè nel senso che è ora di finirla con l'idea che fare i furbi conviene. In realtà non conviene, perché il sistema paese crolla a furia di furbi e di furbizie. Questo paese sta crollando e sta in realtà trovandosi in gravissime difficoltà. Lo vediamo continuamente, il tema delle PMI, delle piccole e medie imprese, che poi costituisce la quasi totalità del nostro tessuto imprenditoriale, nel senso che questo è un paese di PMI, in realtà si trova ad affrontare questa gravissima crisi economica che si è prolungata per tutti questi anni con una serie di problemi di tipo strutturale, perché le nostre piccole e medie imprese sono tutte imprese che sono scarsamente patrimonializzate, quindi hanno pochissimi soldi, lavorano in genere con i soldi che ricevono dal credito, sono anche scarsamente strutturate talvolta, quindi hanno grossi problemi da affrontare in questo senso. La crisi in cui versano ormai da anni si è incrociata con la crisi di accesso al credito, perché di fatto sono scarsamente patrimonializzate, ma con tutti i criteri, vincoli e limitazioni che sono venuti dalla Basilea 2 e poi successivamente dalla Basilea 3, l'accesso al credito per queste imprese è diventato complicatissimo. E se l'accesso al credito è diventato complicato, si è aperta un'autostrada per il credito illegale, perché il tema è questo, cioè noi lo vediamo continuamente, cioè è diventato impossibile accedere al credito legale, ma si è aperta un'autostrada per il credito illegale.
cioè l'usura, il fenomeno dell'usura. Laddove il fenomeno dell'usura in realtà per chi la pratica non è un fenomeno che ha come obiettivo lucrare sugli interessi piuttosto che ottenere poi alla fine la restituzione del prestito, anzi tutt'altro, l'obiettivo vero è quello di espropriare l'azienda e il bene di chi si è rivolto allo strozzino. Dico strozzino, ma in realtà sarà bene che ripensiamo a questa parola, perché in realtà il moderno strozzino non è quello che abbiamo nel nostro immaginario. In realtà il moderno strozzino sono finanziarie, sono grosse strutture con altissima professionalità che in realtà hanno proprio questo scopo, che si presentano alle imprese in difficoltà come soggetti che hanno interessi all'inizio diciamo abbastanza affrontabili, ma con gravi e pesantissimi oneri accessori che sono peraltro obbligatori, che fanno sì che alla fine il vero interesse diventa altissimo e difficile da restituire. Quindi vi è una situazione complessiva che vede le imprese in una situazione di totale solitudine, perché l'imprenditore, il piccolo imprenditore in questa situazione è veramente da solo, e si trova di fronte a una struttura in realtà che è una struttura invece a rete molto diffusa che gli offre dei servizi apparentemente, ma in realtà mira a espropriarlo totalmente del bene. E perché lo espropria? Perché in realtà attraverso il controllo dell'economia, cioè entrando nell'economia legale, il riciclaggio del denaro, il controllo del territorio, la partecipazione agli appalti, diventa tutto molto più semplice. In realtà utilizzi degli strumenti dell'economia legale per in realtà riciclare e mettere in circolo l'enorme quantità di denaro che l'economia illegale in realtà produce. E quindi da una parte c'è una grossa rete che realizza questo meccanismo, e dall'altra c'è l'imprenditore da solo. E la risposta in realtà è che anche l'imprenditore faccia rete, perché non c'è nessun altro sistema. Questo è un paese dove bisogna intervenire perché l'impresa, la piccola impresa, non rimanga da sola, perché in realtà modifichi la propria struttura, il proprio DNA, che è difficile, che è un processo assolutamente difficile, perché c'è una difficoltà di tipo culturale da affrontare negli stessi imprenditori, ma in realtà è l'unica possibile soluzione. Non è vero che piccolo è bello, io continuo a dire, non è più vero, non è vero che piccolo è bello, in questo tipo di mercato non è vero che piccolo è bello, sarà bene che le piccole imprese facciano rete. E la realtà non devono solo fare rete, e questo è sacrosanto, in realtà attraverso le proprie anche associazioni di impresa, rete per la legalità, reti per la solidarietà tra di loro e per risolvere un certo tipo di problema, ma devono fare rete proprio come imprese. Il nostro paese, e questo è un fatto che nell'ambito di una serie di sottolineature negative mi permetto di darne una positiva, il nostro paese è stato l'unico paese europeo che dopo lo Small Act europeo ha introdotto nel 2009 nel nostro ordinamento il sistema del contratto di rete, che è in realtà stato abbastanza sottovalutato a mio avviso, soprattutto all'inizio, che adesso invece credo da parte di molti venga rivalutato come strumento. Attualmente in Italia abbiamo più di 2.000 contratti di rete che hanno coinvolto circa 8.000 imprese. È uno strumento dove le imprese si mettono insieme definendo un programma comune di rete, un piano industriale comune sostanzialmente, e cercano di raggiungere questo obiettivo per aumentare la propria competitività, ma non solo per aumentare la propria competitività, anche per,
questo è un elemento, per accedere per esempio al credito legale con dei rating assolutamente superiori rispetto a quelli che da soli potrebbero ottenere. Ecco che il meccanismo della rete, la risposta di una rete di imprese, in realtà affronta e potrebbe dare una soluzione all'accesso inevitabile in certe situazioni, inevitabile in senso negativo evidentemente, invece dell'accesso al credito illegale, quindi nel mettersi nelle condizioni di diventare vittime del fenomeno dell'usura, quindi con la perdita totale di quello che è il nostro tessuto imprenditoriale. Ora, io credo che questo sia uno strumento che abbiamo nel nostro paese, che gli altri paesi, Spagna, Francia e Germania, stanno guardando con molto interesse come strumento, perché ne hanno rilevato le potenzialità e quindi se ne sta parlando adesso anche a livello europeo, quindi come meccanismo che deve essere ripensato e magari clonato anche negli altri ordinamenti. E credo che noi dovremmo sia a livello locale sia a livello nazionale guardare a questa ipotesi di lavoro come un'ipotesi di lavoro sulla quale in realtà si gioca molto del futuro delle nostre imprese e quindi del nostro sistema imprese-lavoro. Credo che sia un elemento assolutamente significativo. Vorrei poi fare il cenno a un altro aspetto del mondo imprenditoriale, quello che riguarda il settore dell'edilizia, che evidentemente è particolarmente connesso purtroppo al fenomeno dell'economia illegale. Ecco, lo dico perché mi sta particolarmente a cuore, per storia personale questo. Nel 2005 questo paese ha introdotto una normativa che era la tutela degli acquirenti, delle famiglie che acquistavano case in costruzione, imponendo dei meccanismi di obbligo, diciamo, di rilascio di garanzie fideiussorie per gli acconti che le persone versavano prima di diventare proprietari delle case. È stata una legge che è stata approvata nel 2004 e è diventata esecutiva nel 2005. Il meccanismo è tale per cui in realtà si coinvolgeva il sistema bancario e assicurativo che diventava praticamente responsabile del cattiva, dell'eventuale esito negativo dell'attività di impresa, per cui se l'impresa falliva senza dare le case, senza vendere la casa a chi intanto le aveva già pagate, c'era il garante, banca o assicurazione, che doveva metterci i soldi. Questo meccanismo, nella logica di chi aveva pensato questa legge, era quello di dire in realtà attuiamo un meccanismo per cui il controllo, coinvolgendo il sistema bancario e assicurativo nel rischio d'impresa, in realtà imponiamo al sistema di fare un controllo sulla qualità dell'impresa e sulle sue effettive capacità di portare avanti un progetto, senza scaricare il rischio invece sui malcapitati acquirenti che avevano tirato fuori i soldi e che perdevano tutto nel caso le cose fossero andate male. Questa legge è entrata nel nostro ordinamento con un difetto fondamentale, perché si dice che è obbligatorio fare tutta una serie di cose, poi però non si dice cosa succede se le cose non vengono fatte, cioè non c'è la sanzione. E sono anni che si sta discutendo sul fatto che forse sarebbe il caso di metterla una sanzione, perché se si dice che una cosa deve essere fatta, poi bisognerà anche dire cosa succede se qualcuno viola la norma. Cosa è successo? Questo, che questa norma sostanzialmente non ha prodotto gli effetti che si dovevano produrre ed è stata applicata in modo abbastanza significativo. I numeri percentuali di applicazione la dicono lunga anche sulla possibilità di fare un'analisi sociologica di questo paese. Allora, ci sono regioni come il Trentino Alto Adige che l'hanno applicata in ragione del 98%, l'area, quindi tutti, il 98% dei cantieri che ci sono stati là hanno applicato la legge. L'area complessiva del nord Italia ha una percentuale di applicazione che si aggira sul 35%.
dell'insieme dei cantieri. Al centro, le regioni centrali, dall'Emilia in su, compresa l'Emilia, compresa in questa regione, l'ha applicata in ragione del 15%, le regioni meridionali, nelle regioni del meridione d'Italia è stata applicata in ragione dell'1,5%. Quindi è un meccanismo, una legge che è stata dichiarata a suo tempo come un passo avanti, un atto di civiltà, eccetera, si trova in questa condizione. In realtà la tutela non esiste, ma soprattutto non è esistito il meccanismo che si pensava di coinvolgimento del sistema nell'analisi delle qualità imprenditoriali dei soggetti che operavano in questo settore, quello dell'edilizia privata, per far sì che fosse l'intero meccanismo che garantisse la qualità e così la legittimità e la legalità di tutto il progetto. Questo è quello. Grazie Franco. Capiscono dai vari interventi eventualmente dei lineamenti che dovremmo sviluppare in quella giornata di lavoro, perché risulta già evidente che rispetto alla 56a del Rio, quindi ai compiti assegnati alla città metropolitana, si delineano alcune funzioni per fare impresa, per creare lavoro, per farlo in modo pulito e trasparente. Credo che forse risieda nelle possibilità di legislazione in regione statuto speciale, l'aspetto Trentino Alto Adige, è da vedere in che chiave qui le licenze edilizie una città metropolitana possa darle, condizionando anche questi elementi insieme a quelli di garanzia sociale che Marzia diceva prima. Italia patria del diritto ma senza le sanzioni, interessante evoluzione. Chiamerei Marco Daltoso perché dall'edilizia passiamo agli appalti, di cui lui si è lungamente occupato, peraltro per il Comune di Milano. Sì, buonasera a tutti. Io mi sono occupato di alcuni processi penali come parte civile del Comune di Milano per reati ambientali contro la pubblica amministrazione, anche reati di turbativa d'asta, che sono di falsità ideologiche, che sono attinenti agli appalti, che sono ovviamente i reati spia molto spesso compiuti da criminalità organizzata. Ecco, prima però di affrontare molto brevemente alcuni aspetti anche in criminalità ambientale, di cosa si può fare anche a riguardo alle normative sugli appalti pubblici, vorrei molto brevemente soffermarmi sulla relazione, proprio per capire alcuni problemi pratici, molto reali, che in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha individuato sul tema della criminalità organizzata. Leggo alcuni passaggi perché secondo me sono dati precisi che sono fondati sull'analisi dei processi per criminalità organizzata nel 2013 e nel 2014, ovviamente riferiti alla circoscrizione della Corte d'Appello di Milano, quindi mi soffermo su questo. Dice il Presidente Canzio: nelle numerose sentenze pronunciate dalla Corte di Milano d'Appello negli anni 2013 e 2014, nei processi cosiddetti Infinito 1 e 2 e altri, anche per gravissimi fatti omicidiari, di cui qualcuna già irrevocabilmente confermata dalla Cassazione, insieme con centinaia di condanne a secoli di carcere o molteplici ergastoli per il delitto associativo, quindi 416 bis, per i reati di armi, droga, usura, estorsione, omicidio, sono stati definiti i rapporti fra gli organismi di vertice dell'Andrangheta calabrese e le decine di locali radicati nel territorio regionale coordinate dai capi della Lombardia. Si è accertato che l'Andrangheta è un assetto organizzativo unitario e che l'organismo di vertice, di fissa le regole, i riti, le gerarchie, ne verifica l'osservanza, riconosce le locali operanti fuori dal territorio calabrese, ne dirime le controversie, assume le decisioni di maggior rilievo, restaura l'ordine violato e ha il potere di decretare la punizione e l'eliminazione degli avversari o degli stessi associati che si rivelino troppo intraprendenti. Prosegue la relazione: da una più attenta lettura delle vicende giudiziarie emerge che la presenza mafiosa del Nord al Nord debba essere ormai letta in termini non già di mera infiltrazione, quanto piuttosto di interazione e occupazione, e ciò in forza di un diffuso controllo di intere aree del territorio, esercitato col metodo intimidatorio in un clima di omertà, penso in particolare a volte al rapporto con anche il mondo dell'impresa che non ha il coraggio, no, di
di denunciare, diversamente per esempio da alcuni sintomi dell'imprenditoria del sud, no, in Sicilia c'è addirittura un'associazione in questa direzione, che ne consente la penetrazione negli interstizi della società, delle istituzioni, delle amministrazioni locali, quindi istituzioni, amministrazioni locali, rapporti con la politica ovviamente, dell'economia, dell'impresa e delle finanze, secondo una strategia che ruota intorno al nucleo dei flussi dei finanziamenti pubblici e delle vicende corruttive per l'aggiudicazione delle relative opere, forniture e servizi. Ora, prima diceva molto bene Marzio Giano riguardo gli appalti pubblici, la proposta di legge che la CGIL propone sulla responsabilità solidale dell'appaltatore dei comuni utenti, sulle gare di appalto che vengono fatte al massimo ribasso. Io in particolare userei il riguardo relativamente non solo alla, soprattutto oltre che al costo del lavoro, quindi all'elusione delle normative contributive, anche se le leggi comunque sono abbastanza precise, ma che riguardano soprattutto la fornitura dei materiali, no? È su questo che molto spesso vengono svolte le cose. Prosegue nella relazione, tratto il punto della relazione che riguarda Expo 2015, dice il Presidente Canzi: i primi segnali di una rinnovata crescita dell'economia e fiorire delle iniziative imprenditoriali collegate allo straordinario 20-10-2015 lasciano presagire che per la criminalità organizzata si aprono insieme con nuove e più ricche opportunità impreviste, criticità a causa del conflitto latente fra l'originaria regola delle imprese e più ampi orizzonti di profitto, di schiuse tecniche e professionalità. Nello stesso tempo si assiste al progressivo rafforzamento delle strategie investigative e degli strumenti di prevenzione, quindi tutta la parte, quindi relativa non solo alle autorità di anticorruzione, ma anche agli strumenti tipici dei sequestri e successivamente della confisca, che farà da argine ai traffici illeciti. Non si fermano le indagini e gli arresti, si applicano misure di prevenzione patrimoniale su immobili e aziende, si annoverano circa 70 interdittive, cioè antimafia del prefetto di Milano, a carica di società impegnate in lavori per Expo e indiziate di collegamenti mafiosi, si commissariano gruppi di imprese da parte dell'autorità nazionale corruzione. Ecco, qui diciamo che già adesso sono state, nel corso dell'ultimo anno, del 2013-2014, fatte dalla prefettura di Milano 70 provvedimenti interdittivi. Attenzione che il provvedimento di interdizione molto spesso viene impugnato dalle società, ovviamente, anche perché voi sapete che l'interdittiva viene emessa sulla base di alcuni elementi informativi che devono essere presentare degli indizi gravi, precisi e concordanti nei confronti dei legali rappresentanti, di coloro che vengono ritenuti, diciamo, delle teste di legno che assumono la funzione di legale rappresentante nella partecipazione a queste gare. E quindi vuol dire che spesso, se le interdittive non sono assolutamente precise, molto spesso, soprattutto in tema di subappalti, il comune di Milano, per esempio, è tenuto a revocare questo tipo di requisiti, presenta per dei problemi oggettivi. Altra questione che vorrei trattare e che mi sembra assolutamente doveroso farlo è quello che accennava il padre Cortiana nel suo intervento riguardo i sistemi di prevenzione dell'anticorruzione nei piccoli comuni. Perché i piccoli comuni sono quelli che non hanno apparati amministrativi solidi. Tutto si può dire, il comune di Milano, comunque abbiamo visto, prima Gentili ci diceva, alcuni accorgimenti in tema di applicazione della legge antiriciclaggio, la possibilità del whistleblowing, un piano di prevenzione del sistema corruttivo che è già stato varato dalla Giunta nel gennaio del 2014, quindi sistemi che sono piani programmati che devono essere fatti nel 2012. Dico questo perché è evidente che la criminalità organizzata, il rapporto soprattutto con il comune piccolo, è assolutamente, il funzionario è veramente lasciato a se stesso, e molto spesso c'è anche un problema di formazione. Io mi sono occupato per il comune di Milano questi due mesi di formazione di 200 tra dirigenti e posizioni organizzative proprio sui temi delle modifiche della legge 190 del 2012, in particolare riguardo alla nuova formulazione del reato di concussione, traffico di influenze illecite e l'induzione per il debito, diciamo la concussione per l'induzione indebita, che sarà una vera forma di concussione, ma che ovviamente costituiscono degli elementi di conoscenza del personale che, soprattutto nei cosiddetti servizi a rischio, nei piccoli comuni, che evidentemente sono non solo il tema degli appalti, ma l'edilizia urbanistica, il commercio,
la ristorazione, quindi tutto il tema delle concessioni e delle autorizzazioni, che evidentemente sono soggetti molto spesso tra paura, per intimidazione, anche io credo proprio anche la storia della provincia di Milano, per parlare della città metropolitana, assolutamente in modo senza accorgimenti sostanziali che possono contrastare questo tipo di attività. Chiudo e non la faccio molto lunga, insomma ci saranno tantissime altre cose da dire. Sono processi che seguo in particolare con attenzione e sono i reati delle gestioni delle discariche, il cosiddetto movimento terra. Forse stasera non abbiamo parlato a sufficienza, ma soprattutto in tema di appalti e subappalti sulla gestione, riservando le cose, eccetera, eccetera. Questo è, sono i cosiddetti reati spia, perché attraverso i reati ambientali che si riesce a ricondurre l'attività edilizia e come ad esempio avvengono, no? Gli interramenti, gli sversamenti di rifiuti nocivi, tossico-nocivi, in una città che è stata una città industriale che produceva chimica, cioè produzione chimica, quindi dove ancora spesso esistono ancora sacche di contaminazione, dove avvengono questi tipi di interramenti che possono essere considerati delle vere e proprie bombe ecologiche. Mi limito ad osservare questo per esperienza professionale. Stiamo parlando di reati ambientali che prevalentemente sono di ordine contravvenzionale, cioè sono reati che si prescrivono in 4 anni e mezzo e 5 anni, e solitamente evidentemente questo tipo di contestazioni hanno difese armatissime che vanno in Cassazione, e diciamo che dal punto di vista penale l'80-90% di questi tipi di processi si concludono con sentenze di non luogo a procedere per l'intervenuta prescrizione. E io credo che questo sia veramente un punto nodale, perché se venissero apprestati questi strumenti, non solo di indagini, ma anche intervenendo sulla legislazione, sul codice penale, in termini sulla questione della prescrizione, cioè non è possibile che ci sia un reato che è un delitto nel codice ambientale, che è l'ecotraffico illecito, l'associazione illecita, come c'è il 260 del decreto legislativo 150 del 2006. Anche il reato di gestione di scarica abusiva non autorizzata è una contravvenzione che, fra le altre cose, appunto, si prescrive molto celermente. Ecco, allora io penso che ovviamente le azioni siano essere di due tipi: uno dal punto di vista locale, che curi i sistemi di prevenzione, ma attraverso cosa? Per esempio adesso si discute della legge sulla corruzione nazionale. Io, ci sono due questioni che al di là poi bisognerà vedere come verranno messe in pratica, ma una legislazione premiale per i collaboratori di giustizia in tema di corruzione, così come avviene sul modello delle associazioni per delinquere 416, è assolutamente uno strumento investigativo essenziale per andare al cuore anche di realtà più piccole. E nello stesso tempo le indagini di polizia giudiziaria devono avere delle coperture, cioè devono essere utilizzati anche degli strumenti che sono stati utilizzati nelle indagini degli Stati Uniti d'America, sotto osservazione, no? dal punto di vista delle indagini, che utilizzano anche in maniera, diciamo, nascosta gli agenti per poter scoprire determinate situazioni che sono a carico corruttivo, ma anche legate fortemente alla criminalità organizzata. Quindi chiudo dicendo che è vero che esiste, lo dico a Gentili, all'amico e compagno Gentili, il West Block è una cosa importante fatta nel Comune di Milano. Nello stesso tempo io credo che dobbiamo salvaguardare la possibilità di denunciare, però salvaguardando anche un altro principio costituzionale, che è quello ovviamente del fatto che quando si vanno l'anonimato vuol dire anche cose precise, lasciare il diritto di difesa agli incolpati nei procedimenti disciplinari e in quella sede avvalersi della possibilità di conoscere anche il nome e il cognome di chi denuncia. È un elemento, diciamo, di garanzia individuale che credo tutti noi dobbiamo avere a cuore dal punto di vista costituzionale. Grazie. Detto, una questione che ci tornerà molto importante è che fa il paio con ciò che ci ha detto Elio Ventre anche all'inizio. Occorre un tipo di adeguamento che deve essere all'altezza di quell'occupazione territoriale che Canzio denunciava e anche della corruzione che la Corte dei Conti denunciava. E questo sarà anche tutto un lavoro da fare. Voglio soltanto ricordarvi
che nell'era Formigoni la Regione Lombardia ha reso bonificate aree che così non erano, come ha fatto il decreto sull'autocertificazione della detenzione dei tossici come rifiuti e che ha consentito quell'inquinamento dell'ambro, se vi ricordate, con lo sversamento che è stato fatto, perché uno ti mette l'autocertificazione come semplificazione, ma se non ti aumenta i controlli per verificarne l'autenticità, la veridicità, la corrispondenza, è evidente che si rispiana la strada, le porcate che abbiamo già visto. Chiedo scusa, ma io devo andare a Pavia. Ciao, c'è il Duelio Ventre che torna nelle elezioni. Chiamo adesso Cristiana Rogate perché lei si occupa di molte cose interessanti e se riesco a tradurre quello che fa, fondamentalmente trasferisce buone pratiche di trasparenza non solo alle aziende ma soprattutto agli enti locali, che è la cosa che più ci interessa in questo momento. Sì, buonasera, complimenti a tutti noi per il coraggio, proseguiamo. Effettivamente in questa serata vi ringrazio di averla organizzata perché sono stati toccati molti punti che sono cari alla mia passione sia personale che professionale. Io mi occupo di processi fiduciari, di accountability, di trasparenza quindi e di partecipazione, tutti aspetti che sono naturalmente correlati l'uno con l'altro. Sono arrivata a questa disciplina, sono stata tra le prime in Italia a iniziare a applicare queste pratiche proprio ai soggetti della polis, quindi l'ambito democratico è proprio quello dove io ho scelto di lavorare, e sono arrivata al tema della responsabilità e della rendicontazione sociale, che di fatto è il primo tema, quello del dare conto, arrivando dal vulnus principale che questo paese ha nella sua cultura civica e politica, cioè la più bassa fiducia tra cittadini e istituzioni e la più bassa fiducia tra cittadini, quindi non è solo un problema sistemico, è un problema di società civile, di tenuta del tessuto sociale, quindi la più bassa fiducia tra cittadini in tutta Europa, a parte la Grecia, questa cosa la dico ormai da 10 anni anche per le aree universitarie, dicendo attenzione perché la fiducia è il lubrificante principale del funzionamento dei sistemi complessi economici, politici e sociali. Se salta la fiducia si arriva alla paralisi completa del sistema paese. Che vuol dire che la Grecia, fortunatamente non l'Italia, ha rappresentato proprio molto bene questo concetto di paralisi. Sono partita da qui, scusate, solo per farci per capire l'orizzonte dentro cui si inserisce il mio ragionamento, visto che ognuno ha identità e ontologie diverse. Di fatto si affonda la sua radice sul fatto che senza fiducia e senza credibilità un sistema non può funzionare. Perché per definizione, anzi scusate, non un sistema qualsiasi, un sistema democratico non può funzionare. Devo dire anche comunque un sistema complesso, no? Perché la complessità richiede necessariamente che non basti l'autorità, insomma, per la gerarchia per governare il sistema. Infatti un elemento che mi ha proprio convinto delle prime battute di questa bel convegno e soprattutto dell'idea che va oltre il convegno che è stato organizzato, quindi ringrazio entrambi voi al tavolo, una bella idea è quella effettivamente che noi dobbiamo, cara scusate che io sostanzialmente mi sfugono ogni tanto i ragionamenti, però è quello, ecco, di riportare all'interno del ragionamento sulla la legalità, no? La legalità rispetto alla democrazia, effettivamente senza legalità noi non possiamo pensare di costruire dei sistemi che funzionino. Allora, su cosa aiuta la rendicontazione e la responsabilità? La responsabilità, parlando di pubblico, è la capacità di rispondere alle istanze sociali, di tutelare i diritti, promuovere i bisogni. Tenete conto che ancora la maggior parte delle pubbliche amministrazioni considerano il loro obiettivo dare servizi. Questo ci fa capire come sia difficile poi ragionare
invece è promuovere questi soggetti a ragionare non tanto su risultati o strumenti, ma su effetti. Perché se io devo dare servizi, starò attento all'output, al prodotto finale, non starò attento a ciò che quel prodotto, quell'azione, quel bene modifica sul sistema delle tutele, dei diritti e sui bisogni e diritti dei diversi interlocutori. Allora, il tema della legalità comunque, dicevo, è collegato a responsabilità e rendicontazione sociale, perché penso che parlare di legalità riguardi, e stasera ce lo siamo detti, parlare di governance, legislazione e regole. E poi vi dirò perché tutti questi quattro punti sono quelli che io da 20 anni applico nei processi per rendersi conto, per rendere conto, quindi potendo produrre dei cambiamenti tangibili. Primo, governance, e quindi architettura dei sistemi e regole di funzionamento. Legalità significa proprio da questa architettura bisogna declinare delle organizzazioni capaci di etica, cioè di comportamenti che siano orientati a tutta una serie di valori. Terzo elemento, abbiamo bisogno, architettura, quindi funzionamento, gestione del potere, comportamenti interni, abbiamo a questo punto bisogno di trasparenza, cioè quindi di dati, banche dati, eccetera, eccetera, che ci permettono di dare conto di questi comportamenti, della governance e quindi delle scelte e degli indirizzi. In ultima analisi abbiamo bisogno, legalità significa, quindi governance, comportamenti ed etica, trasparenza dei dati, controlli che sono meccanismi istituzionali di controllo, authority, tutte quelle cose bellissime che non funzionano nel nostro paese, ma attenzione, controllo sociale, ecco perché mi occupo di partecipazione, e l'accountability non è fare le pulci sui bilanci, mi occupo di partecipazione perché dare conto significa costruire una conoscenza dei sistemi. E la conoscenza è la premessa per costruire una coscienza, no? E allora a questo punto dare conto significa costruire una possibilità di partecipazione consapevole e informata, un empowerment vero, una crescita di questi nostri cittadini, di tutti noi che spesso non conosciamo, non siamo in grado di partecipare, di intervenire perché non conosciamo. Allora, il tema del dare conto ben applicato può essere utile. Io mi ero fatta poche slide e una roadmap che vi riassumo così su alcune idee, poi vedremo. La prima cosa, città metropolitana, abbiamo detto, ma per quale motivo sono singoli enti o singole aziende a cui viene chiesta, per esempio, di impostare una politica anticorruzione? Ma ci prendiamo in giro, ma non sarà mai l'ente da solo, certo l'ente da solo deve avere chiaramente norme, codici di comportamento eccetera, ma se vogliamo fare un piano anticorruzione in un sistema che funziona per mix tra pubblico, privato e non profit, ma come possiamo pensare che dei piani anticorruzione funzionino su singole canne d'organo quando il problema è di sistema? Allora, una delle proposte che noi avevamo fatto è quella di dire facciamo un piano anticorruzione a livello metropolitano, apriamo una task force multi-stakeholder dove ci sono dentro competenze che partono da un'analisi puntuale. Devo dire che un'analisi dei temi su cui incidere e su cui sviluppare le politiche di legalità e anticorruzione per i comuni potrebbe anche essere fatta con una macroanalisi e poi calata su diversi livelli di grandezza o di contesto geografico. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire, è stato fatto un piano nazionale anticorruzione, che è stato anche fatto bene, devo dire. Poi, che cosa non è stato assolutamente pensato bene è che tutti i comuni hanno fatto copia e incolla, molta parte dei comuni, soprattutto i piccoli più deboli, hanno fatto semplicemente taglia e incolla. Allora, c'è un problema di multi-stakeholder, cioè dobbiamo costruire queste azioni in una logica di sistema. Questo sistema, queste task force, però che cosa devono fare? Devono costruire esattamente, devono darsi degli obiettivi rispetto alla legalità. Ma cosa vuol dire legalità in analogo? Che cosa vogliamo cambiare?
vogliamo aumentare anzi degli obiettivi tangibili, non possiamo lavorare su tutte le dimensioni della legalità. Diamoci nei prossimi 5 anni su cosa vogliamo lavorare. Vogliamo aumentare i tempi di restituzione alla collettività dei beni confiscati, faccio un esempio, vogliamo ridurre gli appalti che vengono bloccati per eccetera eccetera. Diamo, guardiamo il contesto con i diversi occhi di questa task force, poniamoci in 3 anni degli obiettivi che siano tangibili, che incrocino responsabilità naturalmente tra pubblico e privato, ma con un patto chiaro. Io ne ho fatti molti di questi tavoli multi stakeholder che funzionano e che restituiscono credibilità e danno senso a queste parole, la legalità. E una volta che hai ricostruito il senso, io è questo che faccio, il senso alla latina, significato e direzione dell'agire, tu devi spiegare che cosa significa e perché, perché devi coinvolgere, perché la legalità, lo diciamo tutti, è una cultura, ma la cultura è prassi e la prassi diventa cultura se ciascuno di noi non è motivato, non capisce, non riesce a entrare, se si parla troppo in generale non ci aiuta. Quindi una task force, primo, tema di sistema, due, su un territorio, l'area metropolitana, noi avevamo proprio pensato appunto piano nazionale utilizzando la città metropolitana che è il soggetto, no, di sistema che potrebbe ben essere adatto per questo, costruire rispetto a questo un piano per il nostro territorio, per la nostra città metropolitana che non è Bari, che non è Venezia, no? Ha delle altre caratteristiche, che non è Napoli, quindi con degli obiettivi dove capiamo quali sono le dimensioni del cambiamento, con degli indicatori, perché poi sugli indicatori, guardate, questo è un, noi siamo un paese che ha difficoltà, ho fatto il liceo classico, amo il latino, però ha difficoltà a essere pragmatico, no? L'esame di realtà, i numeri ci fanno fare una fatica terribile, in realtà i numeri sono fondamentali, numeri dotati di senso, però di nuovo, il numero da solo, l'open data, dove si rovesciano 350.000 numeri e tabelle sui siti dicendo che così faccio trasparenza, questa è un'altra presa in giro, questo è di nuovo confondere il risultato con l'effetto. Il risultato è omesso dei bilanci, l'effetto è invece la trasparenza che rendo intelligibile e accessibile, è quello, do le chiavi di senso per leggere, le chiavi di senso io le metto in quella che si chiama rendicontazione sociale perché è la capacità di dare conto delle politiche e degli obiettivi di un'organizzazione che ha un senso sociale, ma si può fare in tanti modi, voglio dire, io porto questo metodo che è un metodo rendersi conto e rendere conto, governance e comportamenti e poi trasparenza e controlli sociali, quindi partecipazione, dialogo, comunicazione. Dico solo un'altra cosa, sono chiesti ai comuni, io lavoro, ho scelto di lavorare con la pubblica amministrazione, quindi so la ricchezza che c'è, così come anche tutte le criticità, se no non ci sarebbe bisogno di lavorarci dentro, però soprattutto i piccoli comuni, andate a vedere che cosa il legislatore chiede in termini di adempimenti burocratici, ma non è solo il numero, io vi chiedo, ma che senso ha separare il piano per la corruzione dal piano per la trasparenza e l'integrità dal piano della performance? Hanno tutte e tre lo stesso obiettivo, o no? Efficacia, credibilità, efficienza, legalità, tutto, perché la performance, non è chi fa la performance per poi essere illegale, poi non è il piano della corruzione per poi essere inefficace, però fai, andate a vedere, è una presa in giro e si sta realizzando questa presa in giro. Allora, se noi vogliamo recuperare l'orgoglio di termini come legalità, come... che giustamente mi è piaciuto molto il titolo che avete scelto, la legalità è un valore di impresa, valore per fare business, per fare profitto, perché homo homini lupus non è la realtà in cui noi abbiamo visto che, speriamo che noi sicuramente non vorremmo andarci, però dove andare? Quindi l'ultimo elemento, sistema, regole, obiettivi chiari con degli indicatori, è una integrazione e semplificazione, perché la semplificazione e l'integrazione degli strumenti, lo sappiamo, abbiamo la maggiore produzione normativa e la più bassa certezza del diritto, allora basta produrre documenti,
facciamo qualcosa per integrare quello che già c'è. Prendiamo il meglio di ciascuno di questi piani, vi assicuro l'abbiamo fatto, ci si può fare, come dice Frankenstein Junior. Ecco, mettiamoli insieme, troviamo degli strumenti, l'ho fatto con regioni, con i comuni, con regioni, i parchi, con ministeri, i sistemi, quindi lavorando su sistemi, quindi si può fare, io spero di poter, ecco, fare in modo che questi temi dell'accountability, della responsabilità sociale, che purtroppo in questo paese sono stati ancora molto banalizzati e triturati da logiche molto diverse da quelle che li hanno fatto nascere, invece possano, grazie anche alle nostre alleanze, riqualificarsi come veri strumenti di cambiamento. L'intervista era open data invasivi e rendicontazione la trovate sul sito della Municipalità Metropolitana di Montreal, Canada. Provate ad andare a vedere e capite perché il sindaco è stato rieletto col 70%. Perché? In modo molto semplice, rendi conto, ci avete letto su questo programma e questi obiettivi, questo abbiamo realizzato al 10%, questo al 20%, questo al 30%, tutto in chiave di partecipazione informata al processo deliberativo, ciò che non hanno voluto mettere nello statuto metropolitano e che grazie a Cristiano avevamo con Roberto e Marco provato. Vai. Bene, andiamo adesso per l'ultimo intervento, diciamo, tecnico, poi chiuderà Roberto Biscardini, che sia consigliere comunale che consigliere metropolitano, Giuseppe Pogliani e Nicola Pecchiari, che fanno parte del CLIN, del Centro di Ricerca Paolo Baffi dell'Università Bocconi, e in quella università si occupano specificamente di affamare la bestia, credo dovrebbe essere l'espressione corretta, cioè come andare a strangolare i flussi finanziari della famiglia criminale. Abbiate pietà di noi, perché con i tecnicismi mi distruggete le residue. La definizione bocconiana è affamare la bestia. Il fatto di dire noi la cintura di sicurezza la mettiamo, sì, però a Napoli, anche se andiamo sul motorino in tre, beh, cosa vuole, tanto ho i figli, devo portare i figli a scuola, comunque c'ho l'orario da rispettare. In Italia è così, negli altri luoghi non è. In un'azienda è così e in un'altra azienda non è. E qui io uso un esempio, vi rubo 5 minuti della vostra vita, ma un esempio che credo sia importante per farvi pensare. Un esperimento che fu fatto da MIT circa una ventina di anni fa, dal punto di vista sociologico, una macchina sportiva. E la macchina sportiva era una, credo non mi viene il nome del modello in questo momento, la macchina americana. Fu abbandonata, bellissima, fiammante, ad Harlem, in un quartiere elegante di Los Angeles. Ad Harlem fu lasciata e dopo non più di un'ora e mezza venne smembrata completamente, come se fosse il Piranha, dalle ruote, la carrozzeria. In questo quartiere di Los Angeles quella macchina rimase per 3 settimane senza che nessuno la toccasse. Qualcuno ebbe un'intuizione a Boston e disse: proviamo, lasciando la macchina a Los Angeles nel quartiere elegante, a prendere un martello, spaccare un vetro a quella macchina, vediamo cosa succede. Spaccarono il martello, nel giro di un giorno ad Harlem, nello stesso quartiere, con la stessa macchina, era una Viper, fu completamente smembrata. Qual era l'esito di quello studio? L'esito fu che se diamo l'idea che qualche cosa viene lasciata in abbandono da parte del proprietario, chi non è proprietario di quella cosa si sente lecitamente in diritto di andare a fare quello che vuole. Quindi qualunque organizzazione, perché lo svizzero che abita non più di 40-50 km da noi, da Milano, quando viene da noi, non dico che defeca per terra, però butta la carta e passa col rosso e compie tutte le sanzioni, quello che è sanzionabile, però il suo paese non lo fa. E perché noi, quando andiamo a Lugano o a Chiasso, ci sentiamo in imbarazzo a buttare la carta? Perché?
perché? Perché sappiamo che a Chiasso, a 40 km da noi, c'è il rispetto della cosa pubblica e noi siamo in imbarazzo a buttare la carta per terra. Ma quando un altro viene nel nostro paese, non perché ci manca di rispetto, non perché crede che gli italiani sono schifosi, ma perché noi diamo l'idea che il nostro paese non lo amiamo, la nostra cosa pubblica non la rispettiamo. Condizioniamo anche gli altri a comportarsi in questo modo. E quindi io direi, tutti questi studi, questi elementi, questo che ci porta a dire ma commentiamo la norma, la 231, ispiriamoci a Sarbanes-Oxley, guardiamo i bilanci, guardiamo innanzitutto al fatto di non essere tutti in primo luogo dei soggetti ipocriti. Perché noi parliamo e abbiamo mandato, adesso io non entro nel discorso politico, sono in un'idea politica, per l'amor del cielo, odiatevi, amatevi, completamente diversa. Io ricordo una volta Craxi, quando fu Tangentopoli, entrò in Parlamento e disse: signori miei, è inutile che facciamo gli ipocriti, noi abbiamo vissuto e campato per anni sul fatto di vivere di tangenti, abbiamo creato un sistema, tutto l'arco parlamentare fu scandalizzato, Craxi è morto da Lametti. Adesso sappiamo benissimo che quello che disse Craxi era vero. Quelli che sono arrivati dopo, a partire dalla Lega, tutti che hanno detto ah, che schifo la Prima Repubblica, la Lega stessa che cosa ha fatto? Ha campato nello stesso modo, in modo peggiore, perché noi come società, mia e di Nicola, che abbiamo indagato sulla Lega, abbiamo visto e verificato che almeno quelli della Prima Repubblica avevano il pudore di farle meglio. Questi neanche quello, cioè addirittura, e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, neanche la faccia di metterci almeno un po' di intelligenza nell'andare a rubare il denaro pubblico. Allora, chiudiamo. No, coppia bocconiana scatenata. Sì, abbiamo aspettato un po'. No, chiudo con la situazione. Perché volevo darvi un dato che poi voglio dire sono dati comunque pubblici, perché vi invito a leggere il rapporto dell'AIFI, quindi l'Agenzia di Informazione per la Sicurezza Interna, Servizi Segreti, fatto al Parlamento sulle servizi di informazione interna, sulle nuove dinamiche della criminalità organizzata, perché ovviamente benissimo tutta quella che è la storia, il movimento terra, che avete citato i rifiuti, ma questa è storia, ci sono sentenze, parliamo di cose, dinamiche di 10, 15, 20 anni fa. Le dinamiche in atto oggi e nel futuro sono completamente diverse e sono l'ingresso in settori assolutamente insospettabili, con obiettivi i più disparati, quindi anche il discorso dei piccoli comuni di cui si parlava prima è molto critico, perché mettere le mani in piccolo comune vuol dire che mettendo le mani in due o tre aziende vuol dire mettere le mani nella maggior parte dei voti di quel comune, nelle famiglie che votano in quel comune, piuttosto che una grande emergenza che è segnalata da tutte le varie agenzie investigative, che è l'accesso della criminalità organizzata a network professionali di alto livello. Quindi il passaggio che loro fanno per un allargamento a contesti diversi e di cercare di avvicinare, ovviamente, soprattutto perché il momento di crisi lo rende ancora più facile, studi di commercialisti, di avvocati, altri ingegneri di un certo livello, il che gli consente un'escalation in termini di attività che fanno, nonché l'accesso a un network ancora più ampio. Questa è un po' la grande problematica. E se mi permettete solo un'ultima cosa, una piccola chicca. Noi, chiedo scusa, un secondo, noi siamo arrivati al punto in cui leggendo i giornali sappiamo o ci fanno pensare che la famosa area grigia, ovvero sia la veste professionale dei colletti bianchi al servizio della mafia,
cioè la mafia comanda, arrivano i professionisti per riciclare. Non è più vero. Oggi siamo al punto in cui la mafia furba, cosa fa? Fa da outsourcing, ovvero sia favorisce il business del grande professionista, sta anche in minoranza pur di lavorare. E questo ci fa pensare quale sia l'evoluzione del domani. Non è più la mafia dominante, ma la mafia che presta l'attività a quelli che sono i professionisti, che poi è il segreto di Pulcinella nell'ambito professionale. Li conoscono tutti che sono i magistrati, no, o meglio, non possono incastrarli. E con questo chiudo, li saluto. Grazie, chiude veramente Roberto Pescarini, la doppia veste del Consiglio Comunale e del Consiglio Metropolitano Milano. L'ora è tardissima, avevo fatto un intervento lunghissimo, no. Siccome il Presidente non ha presieduto, ha lasciato riguardare tutti noi di intervenire senza limiti, io invece mi autolimiterò dicendo, primo, sintesi, che non si può pretendere che sia la città metropolitana che risolva un problema di uno Stato che non funziona, perché tutto il racconto che abbiamo fatto oggi è la dimostrazione che siamo di fronte a uno Stato che non c'è quasi più, e quindi tutti i fattori di criminalità, di legalità, la mafia, eccetera, come dire, secondo me ha possibilità di agire anche di fronte a una debolezza ormai strutturale, non della giustizia in quanto tale, ma dello Stato in quanto tale. Questa è come prima considerazione, quindi il tema semmai di una riforma dello Stato, quindi una riforma politica, sarebbe il tema vero dal mio punto di vista. Secondo due riferimenti, due quasi battute, quando il mio amico Cerello Cortiana si è candidato al Buccinasco, io ho chiamato degli amici di Buccinasco e gli ho detto, guardate, certo io vi dovrei dire di votare il centro-sinistra, però c'è un amico personale, Cerello Cortiana, datevi una mano, e lui mi ha detto no. Perché non può essere che nemmeno Fiorello Cortiana sia fuori dal giro mafioso di quella città. Perché se è fuori non si candiderebbe. È così. Allora, vi dico questa cosa. Mi ha spaccato il ministro dell'auto 3 settimane fa, No, vi dico questa cosa perché è chiaro che in un ambiente mafioso chi è danneggiato maggiormente è la persona onesta, e anche la politica onesta, perché non si fa più distinzione, la politica è tutto male, e qui non fai alcuna distinzione. La seconda battuta riguarda me, invece, che quando diventai senatore nel 2006, chiesi di andare in commissione antimafia, perché mi interessava molto l'argomento che abbiamo discusso questa sera. Mi ha detto, ma tu cosa c'entri? Abiti al nord. Perché al nord non c'era quello che avete raccontato stasera, quindi i professionisti della commissione antimafia dovevano essere solo esclusivamente meridionali. Allora io non voglio farla lunga, dico però, porto un'esperienza personale che invece mi preoccupa. Io sono presidente della commissione urbanistica a Palazzo Marino, mi interesso delle cose grandi, come dire, non riesco, come dire, a fare questioni che possono avere attinenza con la illegalità di cui avete discusso, però io sono preoccupato del fatto che a me non credo sia mai venuto un mafioso a chiedere qualcosa. Penso vengono dei cittadini normali a chiedere moltissimo. E allora ho un dubbio, come mai la burocrazia non riesce a rispondere al cittadino normale? Invece sembrerebbe che tutto funziona come un olio nei confronti delle grandi operazioni criminali. Qualcosa c'è che non funziona, e non c'entra la politica, e non c'entra la politica. Non dico che i burocrati siano collusi o conniventi, ma c'è un sistema anche lì, forse non chiarissimo, del perché ciò avviene, perché la litania dei cittadini è nei confronti di un comune che non funziona
la burocrazia è lenta, che le pratiche non vanno avanti, che il funzionario mi dice sempre di no, e poi invece nel racconto che voi fate c'è un'area di un Bengodi che va benissimo. Allora, questo ci deve far riflettere sul fatto che intorno a questa forza dello Stato come capacità organizzativa, no? Capacità di risposta ai problemi sulle quali dovremmo prestare il massimo attenzione. Avete parlato degli appalti, credo anch'io che sia una cosa, no, importante. Non c'è dubbio che il tema del massimo ribasso è una cosa, come dire, una spia è pericolosissima, ma c'è una spia ancora più grossa che forse stasera non è emersa, che è subappalto. È chiaro che è nel subappalto una delle forme più facili di riciclaggio del denaro sporco. Perché io così non si fa una regina che dice è vietato il subappalto? Perché imprese pulitissime, cristalline, intoccabili, santi in paradiso, vincono degli appalti e non avranno mai problemi, ma scaricano il problema illegale sulle società che subappaltano i loro lavori. E quindi il sistema è perfetto, tutto è pulito, tutto funziona. Quindi appunto io ho messo di solo delle cose, degli argomenti di riflessione, e comunque io però con una cosa in positivo. La mafia non è affatto invincibile. La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e ha una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave che si può vincere non pretendendo eroismo di inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Ritorno alla mia ossessione sul tema dello Stato che deve funzionare. Questa è una frase molto vecchia di Falcone in un'intervista della RAI di tanti anni fa. Bene, ciao. Grazie a tutti.